Signore, signori, il mio cordialissimo buonasera a tutti quanti, siete qui a riempire ancora una volta questa magnifica sala con la vostra attenzione, con la vostra curiosità, con il vostro desiderio di partecipare ai nostri eventi. Il saluto che vi devo rivolgere è in ordine crescente di importanza da parte mia, da parte dell'Associazione La Via delle Scienze, e da parte dell'amministrazione comunale che mi ha dato l'autorizzazione a farlo, accogliendovi appunto in questo evento della stagione autunnale del 2023, la nostra 18ª stagione che, come ricordo a tutti voi, si intitola Intelligenze Artificiali, Intelligenze Aliene. Vorrei partire, se non vi dispiace, condividendo con voi una piccola confidenza. Questa è l'ora nella quale noi viandanti sulla Via delle Scienze amiamo, dopo una lunga giornata di cammino, sederci al bivacco e riposare. Riposare è un termine che dovrei usare con più attenzione. La maggior parte di noi a questo punto si siede e riposa, non esattamente tutti, in verità. La cosa principale è che comunque, seduti a questo bivacco, noi ragioniamo sulla giornata e poi lasciamo che le luci si spengano e che si accenda l'ininterrotto spettacolo del cielo, che amiamo osservare, e questa è la nostra ragione d'essere. In realtà, una volta identificata una costellazione, ecco, noi scegliamo di norma un solo astro e su questo concentriamo la nostra attenzione, ci lasciamo assorbire dalla luce che esso emette, cogliamo i messaggi che da così lontano giungono fino a noi e cerchiamo, per quanto ne siamo capaci, ciascuno di noi a modo proprio, di accoglierli e di farli nostri. Avrete già capito che questa sera funzionerà in un modo un po' diverso. Infatti, anche se separati dalla mia presenza qui al centro, noi abbiamo un sistema binario questa sera. Sistema binario che è composto essenzialmente di due stelle, entrambe brillantissime, anche se dai miei antichi studi di astronomia dovrei dire che appartengono a classi spettrali diverse, nel senso che emettono su lunghezze d'onda un po' diverse e quindi la luce, il colore con il quale appaiono i nostri occhi è un po' diverso l'uno dall'altro. Tuttavia, ciò che di norma rende particolarmente interessante studiare un sistema binario rispetto alle singole stelle che lo compongono sono le mutue interazioni gravitazionali, il loro muoversi l'una rispetto all'altro, il loro attrarsi e respingersi in una danza cosmica che, trattandosi di due corpi, tra l'altro è perfettamente determinabile. La presenza del terzo qui non dovrebbe perturbare molto, perché, come Poincaré ha dimostrato, se il terzo corpo è di massa estremamente più bassa rispetto agli altri due, tutto sommato non interferisce un granché. Questo è quindi... No, per favore. Voleva essere un attrattore di questo tipo. Ecco, in realtà sulla serata che sta per cominciare noi abbiamo puntato moltissimo, devo dirvi. È per noi il centro di gravità dell'intera stagione della Via delle Scienze. Anche se si parlerà relativamente di meno di intelligenza artificiale rispetto alle altre serate. Se volete che continuiamo nella metafora del viaggio, direi che questa zona di sosta si trova in una posizione rialzata, così da consentirci di avere uno sguardo più ampio su ciò che abbiamo già passato e su tutto ciò che abbiamo di fronte ancora da attraversare. Sì, perché ci siamo detti, una stagione che è dedicata all'intelligenza artificiale può realmente svolgersi senza che noi indaghiamo almeno un po', almeno per quanto ne siamo capaci, il più grande e il più antico dei laboratori dell'intelligenza, quello che riempie il nostro pianeta e che lavora da quasi 4 miliardi di anni producendo incessantemente nuove forme intelligenti, con grandissime differenze tra una specie e l'altra e anche all'interno della stessa specie. E se facciamo riferimento alla nostra, basta di aprire un giornale tutte le mattine per trovare quali differenze di intelligenza ci siano tra un caso e l'altro degli esseri umani che ivi sono rappresentati. Ecco, cercare di capire tutto questo, come e in che modo si sviluppino le diverse intelligenze, che applicazioni abbiano, non oso sperare di chiedere addirittura che cosa sia per i nostri illustri ospiti il concetto di intelligenza. E poi la coscienza,
che ad un certo punto nasce, parte. È un dono, come tutti i doni degli dèi, è un dono ambiguo, quindi non sappiamo se doverlo definire, almeno io non so se definirlo veramente un dono o un castigo dato all'umanità, ma da quale punto comincia e quale vantaggio rispetto all'evoluzione pone alla nostra specie. Ecco, tutto questo noi cercheremo di capire questa sera con due ospiti che ci creeranno una serata, vorrei dire, ne sono molto convinto, una grande serata, perché la qualità appunto degli astri che stiamo ospitando questa sera è tale per cui, permettetemi di dirlo con un pizzico di orgoglio e anche con non poca soggezione, sono sicuro che ne usciremo molto molto arricchiti. Detto questo, credo vi aspettiate da me che io cominci, come d'obbligo, come mio privilegio, come mia gioia, a presentarvi gli ospiti che abbiamo. Ecco, questo ora ovviamente cercherò di fare, presentandoveli non come sistema binario, ma uno ad uno, come si vivono abitualmente, e cercando, se mi è possibile, di farvi capire la mia gratitudine nei loro confronti, gratitudine che ha un'origine assai più remota di quanto questa serata non possa lasciare pensare. E allora partiamo dal primo che inizierà a parlare questa sera, il professor Giuseppe Trotter, fisico di formazione, e lui mi ha detto che fisico considera se stesso, informatico e cibernetico, però nel lavoro che ha svolto, in particolare presso l'Università Federico II di Napoli, di cui è professore emerito. Le sue ricerche nel campo dell'informatica genetica, nel campo dei sistemi, dello studio delle reti neurali sono state di enorme importanza per lo sviluppo della ricerca. Dopodiché ha anche una, ovviamente come sul livello di ospiti quali noi vi presentiamo, anche una sconfinata quantità di pubblicazioni da lui emessa, e su questa quantità di pubblicazioni fatte c'è un libro che io vorrei citarvi, perché è dedicato ad un pubblico come noi, cioè ad un pubblico non specialistico del suo campo. Si intitola Il prigioniero libero, con questo delizioso ossimero. È un piccolo libro importantissimo, è un piccolo libro che consiglio a tutti voi di procurarvi e di leggerlo. Tra parentesi, ne approfitto per dirvi che questo libro, assieme ad altri due del professor Vallortigara, del quale tra un attimo vi parlerò, sono in vendita, come certamente avete visto entrando, nel punto vendita della nostra amica Anna Pizzati, qui, perché possiate procurarvelo e perché possiate eventualmente farlo autografare, se così desiderate di fare, e non dubito che dopo averli sentiti, per chi li conosce già prima di averli sentiti, desidererete certamente di poter fare. C'è un altro motivo però, prima di lasciare il professor Trotter per passare all'altro ospite, che è fonte della mia immensa gratitudine nei suoi confronti. Il professore già dagli anni 70 è editor, se così posso dire, è comunque consigliere editoriale di una tra le più importanti e tra le più raffinate case editrici italiane, cioè la Delphi. E per la Delphi, e chi di voi è interessato alla cultura scientifica sa perfettamente di che cosa sto parlando, e per la Delphi ha curato la pubblicazione di tutte le enormi, di quella piccola in dimensioni ma enorme in valore, libreria di libri. Vorrei citarvi solo Douglas Hofstadter, Marvin Minsky, Antonio D'Amato, e recentemente a questa collana si è aggiunto anche Giorgio Vallortigara. Ecco, quindi tutta la mia gratitudine al primo dei nostri ospiti. Giorgio Vallortigara, ecco il secondo. Neuroscienziato, è docente ed è stato direttore del Center for Mind Brain Sciences dell'Università di Trento, oltre ad aver insegnato a lungo anche all'Università del New England in Australia. Neuroscienziato, per l'appunto, i suoi studi decisamente pionieristici si sono rivolti allo studio di alcune forme di vita, in particolare è famoso, ma non solo, per i pulcini, per lo studio della loro capacità innata di conoscere, per la distinzione tra ciò che sanno alla nascita e ciò che invece imparano vivendo, quindi una cosa molto interessante, e poi per la capacità di contare degli animali.
Lo abbiamo già conosciuto a Valdagno una dozzina d'anni fa, glielo ricordavo mentre venivamo qui, presentò in questa stessa sala Nati per credere, scritto insieme ad altri due autori, tra cui ad esempio Telmo Pievani, è un altro dei nostri ospiti, che mi folgorò, non so usare altro verbo per definire l'effetto che quel libro mi fece, tant'è che un paio d'anni dopo chiedemmo a Maurizio Martini di Guangxi, che aveva propiziato il primo incontro, di invitarlo di nuovo in cooperazione con noi a presentare Menti che scodinzolano. Da lì in poi la pubblicazione del professore è stata molto continuativa, ripeto, naturalmente nel campo divulgativo, e quindi questo è un aspetto bellissimo, tra cui gli ultimi due libri da lui pubblicati, il Pensieri della mosca con la testa storta e l'ultimissimo, proprio appena uscito da nemmeno una settimana, Il pulcino di Kant. Due storie diversissime, come potete vedere, due modi del tutto diversi di affrontare la scienza. C'è qualche cosa che li accomuna? Ecco, io ci ho pensato molto su questo. C'è la possibilità di presentarvi i due ospiti che abbiamo qui vicino a me in un unico tratto, con un'unica immagine? A mio giudizio sì. Ecco, io ho pensato, e spero nessuno dei due ospiti si offenderà nel confronto, ho pensato ai Mobiles, ai celebri Mobiles di Alexander Calder, uno tra gli artisti del Novecento che personalmente apprezzo di più. Che cosa ha a che fare la creazione di questo artista con i nostri due ospiti? Beh, una grande leggerezza ed eleganza nella presentazione di ciò che essi fanno, coniugata con un'estrema solidità dei contenuti di ciò che fanno. Ecco, nella nostra lingua, nella nostra bellissima lingua italiana, abbiamo una storia eccezionale di qualità letteraria prima ancora che scientifica, e non mi basta nominare Galileo per partire da un precedente storico di infinito rilievo. Ecco, la capacità di scrivere bene prima ancora che di scrivere di cose serie, di cose giuste, è qualcosa che accomuna, secondo me, in modo mirabile i nostri due ospiti e rende la loro scrittura, e state pur tranquilli anche l'esposizione di ciò che ci racconteranno, qualcosa di assolutamente indimenticabile. Credo non mi resti altro da dire, e dunque per mia consolazione e soprattutto per vostra direi che è venuto il momento di cominciare questa magnifica serata. Cedo per primo la parola al professor Tratter, il quale, non vorrei sbagliarmi nel presentare, ci parlerà di un tema che si intitola A che cosa penso quando penso alla coscienza. Seguirà il professor Vallortigara con La natura dell'intelligenza biologica. Grazie a tutti voi dell'attenzione, ma soprattutto buona serata a tutti. Buonasera, sentite, va bene il microfono così vicino? Vedo delle teste oscillare in meno sagittale. Allora, mi sento un po' imbarazzato per parlare di coscienza così brutalmente, no? Ma io penso sempre alla coscienza, quindi non c'è niente da fare. E poi però, visto che oggi è molto interessante collegare l'idea di coscienza con quello che sta accadendo nell'ambito del software delle intelligenze artificiali, i soliti chatbot, GPT, tutti voi avete giocato, avete trovato così. E prossima, la signora. Sì, ci siamo. No, non ci siamo. No, è vero. Vedendo qualche cosa. Lo faccio io, vediamo se lo faccio io. Quello lì non si riesce a levare. Vabbè. Il software è nemico dell'intelligenza umana, vedo che lei è d'accordo, no? Succede sempre così. Comunque si vede abbastanza quello che ha scritto, perfetto. Allora io ho fatto delle diapositive naturalmente, no? Che lascio molto a leggere a voi e faccio qualche commento. Come vedete questo qui è una piccola scaletta, cioè un confronto tra coscienza e intelligenza, e poi una piccola storia dell'intelligenza artificiale finché arriviamo a questa storia della coscienza dell'intelligenza, dei sistemi di intelligenza artificiale. Mi sono permesso, e non so, spero se vi divertirà, se farete dei cenni di fastidio, taglierò, di fare un ricordo di l'unica mia attività, prima che facessi altre cose, che vagamente si ricollega con l'intelligenza artificiale, l'apprendimento delle reti, e che si chiamava Educanda.
Non dico altro, poi quando ci arriviamo lo vediamo. Cosa è successo all'intelligenza artificiale nel corso dei decenni? E alla fine la domanda cruciale, che è quella che conclude dall'inizio questa piccola conversazione, cioè i sistemi di intelligenza artificiale sono consapevoli? Naturalmente dico consapevole e coscienza perché parlo della coscienza in termini di consapevolezza, non che io non mi sia preoccupato della coscienza etica, naturalmente, come tutti quanti noi, e forse chissà quando ero ragazzo ho cominciato da quella, però qui si parla soltanto di coscienza, tranne un punto che vedremo alla fine se ci arriviamo in tempi piuttosto rapidi. Allora io vado avanti, se è vero sì, così c'è soltanto quel riquadro lì, ma non fa niente. E allora, è inutile che io vi spieghi cos'è la coscienza, ognuno di voi sa cos'è la coscienza, cioè non è che lo sa, lo esperisce, e questo è il concetto dell'esperienza, siamo consapevoli, vediamo una superficie blu, lo sappiamo, eccetera. La cosa importante è che noi sappiamo di essere consapevoli. Quando poi però si va a spiegare, come il famoso detto di ultracitato di Sant'Agostino, che lui sapeva cos'era il tempo, però se glielo chiedevano non lo sapeva dire, quando uno vuole andare a spiegare che cos'è la coscienza, siamo a terra. Ci sono molte teorie, vedremo, ma non funzionano. L'intelligenza è più semplice? Non so se sia più semplice, però c'è il fatto che anche se uno è consapevole di certe azioni intelligenti, però la cosa importante dell'intelligenza è quello che si fa. Cioè, per esempio, una dimostrazione matematica oppure una intuizione finanziaria per fare un'operazione. Cioè, è legata l'intelligenza all'azione piuttosto che all'esperienza. Questo le distingue. Però spesso si confondono. Per esempio, io ho dovuto martellare molte persone nel corso degli anni in cui mi sono un po' occupato di queste cose, che quando si è cominciato a parlare di intelligenza artificiale, alcune persone hanno parlato di coscienza artificiale. Ora, di coscienza artificiale a tutt'oggi non si parla, si dice soltanto che alcune reti possono essere coscienti, ma è diversa la cosa, no? Cioè non è che si fa deliberatamente un artefatto che sia consapevole, pare che. Nella parentesi, voglio essere veramente brevissimo, no? Per martellare un po' quest'idea della coscienza e dell'intelligenza, no? C'è un Gedanken experiment, un esperimento di pensiero che si chiama Mary in letteratura, in cui una persona che è vissuta sempre in un ambiente bianco e nero, senza colori, naturalmente questo è un po' ipotetico, perché esperimenti di pensiero possono dire quello che vogliono, ed è una studiosa del colore, sa tutto del colore. L'intensità, le frequenze, la lunghezza d'onda, eccetera, eccetera, no? Cioè ha una conoscenza concettuale, cognitiva, intellettiva del colore. Orbene, la domanda che si ponevano l'autore, nessuno mi ricordo neanche come si chiama, ma si insegna anche queste cose, questa persona sa cos'è l'esperienza del colore? Quando uscirà dalla stanza e vedrà delle pareti colorate, le riconoscerà combaciate con quello che lei sapeva? La risposta a cui tutti diamo è no. Se uno non vede un colore, tu puoi descriverlo, puoi diventare, come si dice, blu dalla foga che tu ci metti, ma non sai spiegare cos'è l'esperienza del colore. Tutti e due avete dovuto puntare il dito e dire quello lì è il rosso bandiera, poniamo, ok? Per cui questa differenza fondamentale tra intelligenza e coscienza, e la coscienza in qualche modo è la cosa più interessante perché è quella che ci caratterizza come persone, mentre invece l'intelligenza è una qualità delle persone, che è una cosa diversa. Quali sono stati gli inizi di questi studi? Sono cominciati abbastanza presto, dopo che adesso ho un po' invertito le cose, e si è cominciato a parlare di neuroni artificiali. In particolare un articolo fondamentale. Allora, scusate che faccio una, come si diceva una volta, una mozione d'ordine. Questo PPT
sta qui, lo potete prendere, e poi avete visto il mio indirizzo, se qualcuno lo vuole leggere io glielo mando. Perché dico questo? Perché ci sono dei riferimenti bibliografici che possono essere interessanti. Se non mi interessa, c'è il tasto delete, che è una cosa geniale, che permette di serenarci subito. Dunque, questo signor Turing, che è un personaggio cruciale del Novecento, ha pubblicato, oltre a una quantità di cose come fanno tutti i geni, due articoli cruciali. Il primo del 1936, in cui inventa quello che si chiama la macchina universale di Turing, che è il fondamento assolutamente basale di ogni calcolabilità o di ogni elaborazione simbolica. Ognuno di voi, adesso sto facendo una scommessa, ha secondo me più di una realizzazione fisica di macchina di Turing universale sotto forma del grosso chip, la CPU del vostro smartphone o di cose analoghe. Se c'è qualcheduno che non ce l'ha, per esempio io non ce l'ho, è una eccezione veramente stranissima. Questa macchina universale ha dato, universale significa che può calcolare tutto quello che è calcolabile, e naturalmente non posso mettermi a fare un corso di teoria delle funzioni parziali ricorsive delle funzioni calcolabili, però uno può avere l'idea, tutto quello che si può veramente calcolare può essere fatto alla macchina di Turing, e ci sono delle limitazioni, certe cose non sono calcolabili e lo sappiamo, okay? Bisogna accettarlo. Bene, il secondo articolo che questo genio, che poi ha avuto una vita infelicissima, di cui non mi allungo, è stato nel 50, naturalmente il nome di Turing vi deve avere colto, perché molti di loro avranno visto un film pessimo che si chiama The Imitation Game. Il film è pessimo non perché sia fatto male, è un bellissimo film, ma perché dice delle falsità di carattere tecnico che mi hanno dato molto sui nervi. E poi, secondo me, dipinge la personalità di Turing, che io rispetto moltissimo, in termini un po' così. Però il succo lo dice, insomma. E questo articolo sulla rivista Mind, cioè una rivista di alta filosofia inglese, quindi vedete il passaggio tra le culture che c'è qui. Io non ho fatto partire il mio orologio, e da quanto sto parlando? 5 minuti? Sì, più o meno. Sì, ok, allora aggiungerò 5 al cronometro qua. Vedete che parla, il titolo è Computer Machinery and Intelligence, not Consciousness, però è un articolo che va letto, non c'è niente da fare, io ce n'ho una copia del libro qui. La migliore traduzione modestamente è stata fatta da Delphi, insieme con un altro articolo che è citato dopo, un libro che si chiama L'io e la mente, ve lo consiglio anche. E da questo è uscito il test di Turing. Cos'è il test di Turing? Tutti lo sanno, però lo ripeto brevissimamente. È una sessione di interrogazione tra una persona che si suppone sia umano, come tutti quanti noi qua dentro, e un calcolatore. In realtà lui lo formulava in maniera un pochino differente, ci devono essere due, un uomo e un calcolatore e un'altra persona di sesso non definito, maschile o femminile. Allora bisognava individuare il sesso. Oggi queste cose non si possono più tanto dire in termini di, tutti quanti dicono del test di Turing che devi soltanto decidere, la persona con cui stai avendo comunicazione, non oso ancora dire parlare, ma stai avendo comunicazione simbolica, di fatto non è una persona umana, è un calcolatore. Ora, passare il test di Turing è una cosa che da 70 anni, perché questo siamo negli anni 50, più 50, più 20, 70 anni, è stata fatta, non è stata fatta, non lo so, secondo me no, ma se ne parla molto. Parallelamente, pochi anni dopo, vedete qui, ho detto Dartmouth 56, questo Dartmouth è una delle università americane in cui si raccolse un gruppo di persone che erano interessate alla programmazione intelligente, e vedete quello che c'è scritto, le ultime parole sottolineate in giallo, dico che la cosa importante è la parola macchine che le simuli. Cioè, nell'intelligenza artificiale iniziale, quella fatta con i calcolatori, c'era l'idea che si potesse descrivere con precisione che cosa tu vuoi che sia un comportamento intelligente,
e poi dopo lo simuli con la macchina. Una piccola frasetta alla fine l'ho messa perché, in particolare io, ma anche altre persone, pensavano che simulando ci potessero venire delle idee su come poi in realtà funzionasse il nostro sistema nervoso centrale. Questo sarebbe stato un esempio del cosiddetto serendip, cioè la scoperta felice, casuale. Non è accaduto. Reti neurali artificiali. Avete visto che l'inizio dell'intelligenza artificiale, oltre a questi articoli e questa temperie intellettuale di simulazione e di costruzione di programmi che sembravano intelligenti, si biforca, e vedete come queste biforcazioni poi si ricongiungeranno a un certo punto, e attraverso qualcosa che non è un calcolatore all'inizio, è un artefatto, una macchina, e cioè è una rete neurale artificiale. Ora, quel disegnino che sembra talmente misterioso è una riduzione, per così dire, e Giorgio mi perdonerà se io, non essendo biologo, mi permetto di dire queste cose sui neuroni biologici, ma questo ne è una, diciamo così, diminuzione, diciamo così, tanto per trattare soltanto le cose più importanti. Vedete che ci stanno dei tondi che sono indicati con W, sono dei pesi, hanno a che vedere con le dendriti, non entro nel dettaglio. Queste dendriti stanno su un corpo, più o meno su un corpo del neurone, il quale è una cellula che campa per fatti suoi, c'è tutto un suo metabolismo, quando si scassa poi viene l'Alzheimer, eccetera, eccetera. E se c'è una sufficiente stimolazione dai dendriti, vedete quelle freccette che vanno sulla superficie del corpo, c'è un segno di sigma che vuol dire la somma. Se si somma, sto facendo un caso semplice in cui si somma soltanto, ci sono dei casi in cui si deve sommare e sottrarre, eccita nell'interno un meccanismo ben noto che ha a che vedere con la struttura della membrana della cellula neurone, in particolare del suo assone. E quella figura che non si vede tanto bene è una figura fatta a gradino, e si chiama la funzione a gradino, nota in elettrotecnica per coloro che hanno una formazione di ingegneria, con la funzione di Heaviside per lo studio dei circuiti elettrici, che è un dispositivo che non ha nessuna risposta fino a un certo punto, che si chiama la soglia, scritto in inglese threshold, dopodiché scatta, okay? E poi rimane costante. Che cosa succede? Che si propaga un segnale lungo l'assone che va a trafficare con le dendriti degli altri neuroni, quelli biologici ne hanno migliaia o decine di migliaia tra l'assone e gli altri neuroni, e questo modello molto semplificato fu inventato nel questo. E dove sta? Oh, per bacco, me ne sono perso uno. Sa ritornare indietro? No. Ah, l'informatica. Sono andato avanti e non so tornare indietro. Lei è un genio, professor Giulio. Gli conferisco la laurea honoris causa in informatica. Insomma, non lo trovo. Direi che l'ho cancellato, ma non è possibile. Però adesso si vede che la tecnologia assomiglia alla magia. Sì, è il valore del genio. Insomma, andiamo avanti nonostante tutto. Quindi stavamo a le reti neurali artificiali. Sì, bisogna fare quella cosa. Ah, perché l'avevo spostato. Qui l'abbiamo fatto. Le impostazioni di visualizzazione. No, non perdiamo tempo, andiamo avanti e basta. Ah, adesso non si vede niente. Cioè, si vede un bellissimo avvoltoio. Che è la mia. Sono. Non ci posso dire. Sono talmente abituato che in qualunque conferenza, soprattutto di carattere scientifico, il software non funziona. E che vi chiedo scusa, ma insomma. Meno male.
non è quella impostazione di visualizzazione. Ma non riesco a far andare il mouse. Com'è? Ok. Allora andiamo avanti a parole. Le reti neurali, cioè le reti di questi elementi stilizzati, per così dire, di neuroni biologici, non erano calcolatori all'inizio, erano proprio dei dispositivi elettromeccanici. Cioè tutte quelle figurine che vi ho fatto vedere erano realizzate attraverso valvole, resistenze, relè, eccetera, eccetera. E la cosa interessante di questo, che vi segnalo, perché certe volte queste parole si adoperano ma non si sa che cosa c'è sotto veramente, sono due tipi di reti molto diverse che si chiamano le reti feed forward, cioè vado in avanti, e le reti neurali ricorrenti, in cui ci sono degli anelli. Qui ci sta un disegnino in cui vedete che a destra ci stanno delle freccette che vanno tutte nella stessa direzione e a sinistra c'è un disegnino con degli piccoli anelletti. Non lo vedete, ma capite che cosa vuole dire, che ci stanno degli assoni che ritornano su dei neuroni precedenti. Questa seconda caratterizzazione ebbe grande successo nel 58. Un autore, Rosenblatt, inventò una cosa che si chiama percettrone. È riuscito a fare qualcosa? Sì, adesso se vuole rientrare nelle sue slide. Sì. Dovrebbe essersi sbloccato. No, non si è sbloccato. Sì, con questo sì. Sono le sue slide. Faccia, io non lo so fare. Agno. Queste? La via delle scienze. Ah, quello là. Allora ritorniamo indietro. Scienze tutta. Questa? Sì, questa sta sotto tutta. Ecco. Questa qua? Sì. Vediamo cosa viene. Adesso gliela mando dalla regia, lei va a recuperare il suo. Questo dispositivo che adesso, se con l'aiuto della maga informatica forse vedremo, si chiama percettrone, che ha a che vedere con la percezione. E all'inizio, come sempre succede all'inizio, ebbe grande successo, perché, come vedrete, è un sistema. Posso andare con adesso a vedere? Si continua a non vedere, purtroppo. Continua a non vedere. Questo è proprio un guai. Sì. Stasera va particolarmente male, proprio. Perché mi ero basato molto sulle figure, perché come sapete le figure mostrano di più, e quindi io volevo fare solo un commento. E qui il tempo, ahimè, passa. Questo è l'orologio delle ferrovie svizzere. A me piacciono molto le ferrovie. Vabbè, questo qui lo chiudiamo perché non serve. Questo, Giuseppe, è un esempio della tua scienza precognitiva. No, dovevamo fare delle prove mezz'ora fa, devo dire, è colpa mia. Stanno cercando di rimettere su una penna. Che meraviglia. Allora adesso le faccio segno a lei, no? Avanti,
Avanti. La prossima. Io qui non posso far niente. No, no, no. Avanti ancora. Avanti. Sono bloccati. Ah, questo mi dispiace perché sta diventando un po' troppo lungo, veramente. Perdiamo tempo e non si arriva alle cose interessanti. Ok, andiamo avanti, ancora, abbiamo visto, ancora, abbiamo visto, ancora, ancora, prossima, questo l'abbiamo discusso, ancora, ok, questo è, vedete, è un feed forward perché ci sono tre strati con freccette che vanno tutte nella stessa direzione. La prima è una sensoriale, cioè i neuroni che sono lì sono sensibili alla luce, per esempio, oppure a un qualche altra stimolazione data dall'utente. Con dei pesi va ad eccitare lo strato cosiddetto nascosto, e lo strato nascosto combina, vedete le frecce sono tutte quante intricate, e dà delle risposte, sempre sugli assoni, naturalmente imitati, ha un elemento di decisione. Allora, qui nei primi anni, nel 58, c'era uno degli esempi che mi ricordo, così ce ne sono stati tantissimi, per un gruppo da noi conosciuto che lavorava a Genova, aveva fatto un percettrone negli anni 60, cose qui, che se uno gli faceva vedere con delle fotocelle come neuroni, no? Come l'occhio, una retina degli occhi sul primo strato, e poi faceva un certo apprendimento che adesso vi dico, riconosceva uno spartito di musica di Bach o uno spartito di musica di Mozart. Tutti erano entusiasti perché naturalmente distinguere da uno spartito se la musica è di un autore come Bach o come Mozart sembrava chissà che cosa. E là è l'entusiasmo iniziale. La prossima, per piacere. Allora, Il modo di funzionamento di questi apparecchi non era, prima di tutto, l'ho detto prima, no, non ho ancora detto, il modo di funzionamento di questi apparecchi aveva bisogno di un apprendimento, cioè il programmatore non scriveva tutto quanto, tutte queste cose rapidamente furono simulate a calcolatore, non adoperavano più i meccanismi iniziali, diciamo così, dei pionieri con valvole e relè elettromagnetici, perché lasciavano i pesi, per così dire, in bando per vedere la risposta. E voi vedete che c'è una descrizione in pseudocodice di che cos'è l'apprendimento. Si applica un ingresso con risposta nota. Se va bene, ok. Se va male, si traffica con una qualche legge sui pesi della tra il primo e il secondo strato e tra il secondo e il terzo strato, con varie tecniche. E si ripete fino alla risposta corretta. Tutto questo procedimento, che per così dire insegna alla macchina che cosa deve fare, lo si ripete non per un solo ingresso, ma per un insieme di ingressi che si chiama il training set, l'insieme di allenamento. Dove in questo caso sarebbe stata le partiture degli autori più vari, in modo che per ognuno di questi veniva la risposta giusta, si riusciva a farlo. E quindi quando uno metteva una partitura scritta naturalmente, no? Diceva no, questo qui non è né Bach non sta neanche nell'insieme, per esempio, di Corelli, che non c'era, però noi lo riconosciamo come Corelli, come un altro autore di questa stessa cosa.
Il problema che io mi pongo è se questo sia un algoritmo, perché spesso si parla di algoritmi, di intelligenza artificiale, eccetera. Ora, gli algoritmi, come io ho insegnato per 30 anni ai miei studenti, è un insieme di istruzioni, lo sapete tutti quanti voi, no? Un insieme di istruzioni che la macchina esegue successivamente facendo i salti, quando deve fare i salti, eccetera, eccetera. Qui no, questo training set, se il training set è perfettamente definito, lo si può ancora chiamare un algoritmo perché io gli faccio fare quelle cose lì, ma come vedremo nell'intelligenza artificiale moderna, le macchine si creano da sé dei training set e quindi sono algoritmi, cioè c'è un autore che ha detto si fa questo, se questo allora quello, se no andiamo avanti, cioè, no, adesso la cosa è, naturalmente all'origine certamente che c'è sia un programmatore sia una struttura materiale, cioè il famoso chip che ci avete tutti quanti in tasca, però il loro funzionamento è largamente autonomo. Allora, quello che non è stato chiarito è che questi erano degli algoritmi, perché come vedete il 2A e il 2B, l'altra strada che fu seguita è quella di, vabbè, programmiamo direttamente, tanto questa roba è simulabile, che ce ne importa di fare le macchinette. Rapidamente si fecero dei programmi che avevano dei successi come quelli dei percettroni, per esempio rapidamente si giocò a dama vincendo, a scacchi non vincendo ancora, però funzionando. Questo lo possiamo vedere nella prossima, ecco qua, ormai le reti neurali sono tutte simulate a calcolatore e naturalmente c'è un imbricarsi delle tecniche di questa che poi diventerà ufficialmente dal 54 in poi l'intelligenza artificiale con le tecniche del software, cioè sostanzialmente i sistemi operativi che sono la cosa più vicina all'intelligenza che noi abbiamo, perché somiglia molto a quello che noi facciamo, e i linguaggi di programmazione naturalmente. Adesso brevissimamente, perché abbiamo perso tempo, quindi salterò queste cose, la prossima per piacere. Ok, questo qui è un divertissement che abbiamo fatto noi, arrivato in un laboratorio di una persona di cui voglio fare il nome, il professor Edoardo Caglianiello, che è stato un fisico teorico non banale e soprattutto con una visione molto ampia, e mi ha portato alla cibernetica, mi ha fatto fare la transizione dalla fisica a queste materie che poi sono diventate l'informatica teorica. Aveva pensato questo nome Educanda, che poi io gli ho realizzato, cioè questo l'ho costruito io, e si sono persi i documenti, e quindi io l'altro giorno a mano ho fatto un disegnino del circuito e mi è fatto piacere di fare vedere che adoperavo delle valvole famose, la 2D21, che è un tiratron miniatura, ognuno ha le sue piccole fissazioni, con un relè che faceva scattare l'impulso che sarebbe stato quello dell'assone. Okay? E tutti questi potenziometri, no? Le resistenze con la barra significa delle resistenze variabili, erano i pesi che si potevano variare, e il nome Educanda era perché c'era la speranza, che non fu mai conseguita, che a forza di farla funzionare, di fare qualche trucco di tipo che vi ho fatto vedere sull'algoritmo di apprendimento, questa macchina avrebbe risposto in maniera significativa. E quello che noi cercavamo non era, come nel percettrone, una sola risposta sì, no, questo è quello, ma quelli che chiamavamo i riverberi, cioè che si realizzassero delle attività circolari nella rete che fossero riconoscibili come delle risposte a degli impulsi, a degli ingressi dati, dove l'ingresso era la definizione dei neuroni sì, no, sì, no, sì, no, sì, no. I neuroni erano 80. Perché erano 80? Scusate se vi dico queste cose che mi fanno un po' ridere, perché, ma è forse divertente sapere come sono cominciate le cose, perché le idee erano quelle lì, poi dopo non le abbiamo più continuate, sono andate in un'altra maniera. E questi erano 80 perché avevamo una perforatrice di schede. Vi ricordate, qualcuno di voi avrà visto le schede perforate della IBM che avevano 80 colonne, no? E noi l'abbiamo adoperata come la registrazione dell'attività di questa rete. L'attività della rete era il numero di neuroni accesi in quel momento, che erano bucati sulla scheda, no? Quindi c'era tutto
una serie di schede con gli 80 buchi. Vi faccio vedere due fotografie, questa, la prossima, ecco qui, vedete il dispositivo che adesso fa un po' ridere, no, di questa zona, un'altra ancora, e non si vede, chissà. Vabbè, c'è qualche cosa su questa, anche tu avevi notato che la 13 non c'è, non fa niente, era soltanto per darvi un'idea. Questo che faccio vedere, e scorriamo rapidamente, sono le risposte, vedete che ci sta una ordinata scusate, c'è un verticale che sono A e sono i numeri di neuroni accesi, e tutte queste sono le linee di funzionamento di questa rete, che poteva funzionare in vari modi secondo come si disponevano quei potenziometri, cioè i dendriti che ipoteticamente somigliavano ai dendriti veri. E le scorriamo rapidamente perché non hanno un interesse specifico, tranne che questi aspetti, per un motivo di una cattiva progettazione del mio neurone che vi ho fatto vedere con la valvolina, no? Aveva un elemento di refrattarietà. Questo elemento di refrattarietà, che tra l'altro è molto importante nel mondo biologico, tu poi ce lo dirai, dava a questa macchina un'impressione, secondo me fallace, però quando questo nel 62-63 facevamo queste cose eravamo un po' così, sta succedendo qualche cosa, perché questa rete dava delle risposte, faccio seguire in sequenza le cose, vede delle risposte abbastanza singolari, ecco qui una cosa così, poi si dava una piccola cambiata ai potenziometri e il comportamento cambiava completamente. E il prossimo? No, andiamo indietro, no. Vabbè, meglio non andare indietro perché di questo se no si ferma tutto. E anche perché di questo volevo soltanto fare vedere che negli anni 60, in piccoli luoghi, ma in realtà Napoli era collegato con praticamente il resto del mondo, devo dire, i fisici sono sempre stati collegati tra loro dappertutto, si facevano queste cose che erano degli inizi. Come si sono... Ah, no, e allora andiamo avanti perché... Ecco qua. Come si è andati avanti? Qual è stata l'evoluzione dell'intelligenza artificiale? Beh, a un certo punto personaggi notevoli, tra più notevole Minsky, di cui abbiamo pubblicato anche un libro importante, fecero vedere che l'algoritmo di apprendimento copriva pochi training set, cioè non funzionava bene. Questo articolo, che si intitolava Perceptrons, è stato una specie di mannaia per cui tutti i ricercatori che lavoravano su reti neurali dal 70 circa smisero di occuparsi di reti neuroni, sia pure simulati su calcolatore, e fecero semplicemente dei programmi di cui e faccio alcuni nomi di programmi che sono conosciuti da tutti, no? Sistemi esperti, motori di ricerca, eccetera eccetera, che non sono propriamente intelligenza artificiale, però erano strettamente connessi con le tecniche che si andavano sviluppando. Il natural language processing, che adesso è diventato, si parla con le macchine così, come se niente fosse, anche vocalmente. E poi c'è questa ELISA, che è stato un punto in cui la gente pensava di aver raggiunto il suo intesto. Questa ELISA era un programma molto semplice, tanto mi pare da Weizen, non mi ricordo adesso bene, che sostanzialmente ripeteva quello che era uno psicoanalista, ELISA era un psicoanalista, che ripeteva sostanzialmente, con qualche piccola variazione fatta da piccoli trucchi di programmazione, quello che il paziente, l'analizzando, batteva sulla tastiera. Dice: dottore, mi sento male la sera quando penso, eccetera eccetera. Allora ELISA rispondeva: ah, veramente si sente male la sera? È interessante, dica di più. E quello mandava un'altra cosa, e cioè con questo trucco un po' imbrogliesco, c'è stata della gente che ha detto: ah, ma questo è veramente uno che capisce io che sto male, che cosa devo fare, no? Questo è stato il primo esempio di Turing test noto, famoso, di cui naturalmente quando poi fu analizzato e visto ha detto: no, questa è una sciocchezza, naturalmente non funziona. Però è interessante che la gente ci pensava e faceva queste cose. Nacque in quel momento allora la distinzione, a parte di Searle, che è un importante filosofo, anche se mi è antipatico, però bisogna riconoscere che
ha fatto delle analisi molto approfondite, e che è molto contrario al concetto di intelligenza artificiale, e che per, diciamo, per far ciò distinse l'intelligenza artificiale in due. E sto già parlando da mezz'ora, posso andare anche? Sì, vai avanti. Scusate, c'è stato anche l'incidente software. Dunque, eravamo rimasti, sì, a Searle, in due rami: l'intelligenza artificiale debole e l'intelligenza artificiale forte. L'intelligenza artificiale debole faceva tutte le cose che erano veramente utili, no? Cioè, per esempio, un motore di ricerca è una intelligenza artificiale debole, interessante, perché tu gli metti qualche parola e quello lì ti cerca tutte le cose, ti trova tutte le cose significative. Molti di voi saranno stupidi, ma come diavolo ha fatto a trovare quella cosa che mi serviva quando io avevo messo soltanto due parole, no? Ecco, queste robe qui si possono fare, non ci sono dei grossi problemi concettuali, diciamo filosofici, forse sì. L'intelligenza artificiale forte per Searle, che era la sua bestia nera, no? Era invece un programma che veramente capisse, cioè che quando uno gli dava un ingresso, capisse quell'ingresso e rispondesse. E Searle ne negava la possibilità con una serie di articoli molto interessanti, tutti quanti refutati dagli informatici, e la situazione andò avanti in termini conflittuali, non terribili, ma insomma così, per molti anni. A un certo punto però quello che si riusciva a fare con i programmi, per quando uno ci pensasse con tante tecniche, adesso è inutile che vi dico termini, l'alfabeta pruning, tecniche di analisi degli alberi per trovare le giuste mosse nei giochi, o anche, ahimè, le giuste tattiche militari, che hanno avuto notevole successo, sono molto importanti. Non ne parlo soltanto che per dire che da tutto questo, come al solito, ne viene un enorme male. C'è un libro di Langevische, ahimè, sempre a Delphi naturalmente, in cui si descrive la guerra attraverso i droni. I droni stanno grosso modo in Afghanistan, il centro di comando che dà i suggerimenti all'intelligenza artificiale che comanda i droni si trova in Arizona, e c'è questi qui con la manovella dicendo così, e poi gli dice: cerca soltanto umani militari, evita gli umani civili. Dopodiché arrivava il drone e ammazzava tutti quanti. E una delle cose che vi anticipo è che questi programmi che fanno queste decisioni non sono discutibili. Cioè, quando si dice il drone deve fare quello, è una questione umana, cioè tra uno stato maggiore che deve discutere cosa fare, gli errori che fa, perché fanno sempre degli errori, però sono discutibili. Tu perché vuoi mandare la cavalleria? La voglio mandare lì perché eccetera. Queste discussioni sull'esito della domanda con i sistemi di intelligenza artificiale non si possono fare, tant'è che nacque una cosa pochi anni fa che si chiama Explainable Artificial Intelligence, cioè intelligenza artificiale che si può spiegare. Finora, adesso non più tanto con i chatbot, quello che ti diceva il sistema di intelligenza artificiale era quello lì. Se tu volevi un'altra cosa dovevi dare un altro input e vedere che cosa faceva quello. E ci sono degli errori che sono anche comici, no? Quando un gatto viene preso per un autobus e cose del genere. Allora, siccome questi programmi, insomma, non si facevano grandi programmi, non si facevano grandi progressi, scusate, un certo gruppo di persone, di cui Rumelhart, Senioffsky e altri sono stati capisani, hanno inventato una cosa che si chiama PDP. E che cosa vuol dire PDP? C'è scritto qui, ci siamo? No, la prossima allora. Ancora un'altra? Ah no, eccola qua. PDP, che vuol dire? Parallel Distributed Programming, che sono semplicemente delle reti neurali, perché sono distribuite, ci sono parecchi centri di azione, non ce n'è uno solo come la macchina centrale della macchina universale di Turing, è tutto parallelo, e c'è però programmazione, perché queste reti neurali possono fare non più delle simulazioni di neuroni biologici,
ma quello che gli pare, cioè quello che i programmatori volevano fare. Per esempio l'aggiustamento dei pesi, che è un elemento fondamentale nell'ambito biologico, ne direi tu qualche cosa se vuoi, qui si faceva con un programma famoso che si chiama il backpropagation, che non si è mai capito bene se è realizzato veramente nel tessuto vivente o se è una pensata. Però questi PDP cominciarono ad avere molto successo. Andiamo alla prossima. Ecco, qui io ho voluto fare un taglio, no? Voi avete sentito dire, probabilmente molti di voi, del famoso Deep Blue, che è stato il primo calcolatore che ha battuto un campione umano di scacchi in modo da diventare un campione meccanico, informatico di scacchi. Questo è accaduto nel 96, quindi le cose crescono con un certo tasso e poi alla fine negli ultimi 10 anni con una velocità incredibile, che fu scritto completamente in C, cioè in un linguaggio di programmazione. Non c'era apprendimento, non c'era apprendimento, mentre invece nelle reti neurali e nel PDP l'apprendimento sarà fondamentale. Il training set e la scelta del training set saranno fondamentali. E infatti lo dico, in seguito, lo potete leggere qui, tutti i sistemi di intelligenza artificiale avranno una larga parte che doveva essere allenata. Cioè voi fate un sistema di programmazione in cui create un bambino tipo tabula rasa. Allora, una tabula rasa, io so che Giorgio sa che vorrà dire che non esiste, che si nasce con qualche cosa. Però grosso modo, e naturalmente anche queste cose, questi sistemi avevano delle strutture ben formate, ma i non insignificanti dettagli del loro funzionamento doveva essere appreso attraverso quegli algoritmi di apprendimento, cioè fai vedere sì, fai vedere no, ah devo cambiare, fai vedere ah no devo cambiare, però devo cambiare diverso perché da prima è un'altra cosa, eccetera eccetera, finché la cosa funziona. Ok? Dopo il training set, la macchina era pronta. E questa prontezza, per così dire, non era fatta da un programmatore umano che aveva detto tutto quanto i valori che si devono fare. Semplicemente accadeva. E quindi io mi domando se sono o non sono algoritmi. Questa è una domanda di tipo tecnico che io pongo ad alcuni colleghi. Sto cercando di rioccuparmi di nuovo di queste cose qui. E il concetto di algoritmo, secondo me, è sempre stato molto problematico e lo è ancora di più in questo. E naturalmente a questo punto la tecnologia prende la mano e inventano tutti questi nomi che voi tutti conoscete, il deep learning. C'è una signora qui che è competente di deep learning e gli assistenti vocali e tutta quella roba lì, finché si arriva ai chatbot e adesso ultimamente anche ad AlphaGo, che è diventato un campione di Go, cioè che pare che sia un gioco che è ancora più complicato degli scacchi. E arriviamo al punto finale, cioè questi sistemi di intelligenza artificiale che abbiamo adesso e che sono tutti basati come antenati remoti da quelle famose reti neurali, di cui io ne ho fatto una un po' ridicola e che poi è passata attraverso il parallel distributed processing con una forte presenza di una programmazione intensa e geniale. Okay. Ma con quell'idea dell'apprendimento in fondo adesso fanno delle cose notevoli. Qui vi dico alcune mi faccio alcuni richiami opinabili perché sono delle mie idee sulla coscienza che potete leggere. Una che condivido con il professor Valortigara è che la coscienza c'è o non c'è, gli stati, il fatto che c'è una gradualità della coscienza, che un ente biologico o artificiale possa avere una coscienza graduata, presupporrebbe che si possa misurare la coscienza. C'è una teoria che dice che si può misurare, ma non ne parliamo. Il salto cruciale è la senzienza, cioè che uno sente, ha l'esperienza della sua percezione. Questi sistemi ce l'hanno. Quando io dico qualcosa a chatbot, quello capisce, sente con chi sto parlando. L'opinione corrente è no. Però
dice delle cose e fa delle cose. C'è un mio giovane collega che si è divertito a scrivere pagine, pagine, pagine che io ho scritto da qualche parte e non ho mai letto, in cui ingaggiava il GPT, il chatbot GPT, quello lì più famoso, no? A parlare della sua coscienza. E venivano fuori delle cose intelligenti, indubbiamente, però non dicevano niente. Coscienza e autocoscienza per me sono la stessa cosa. Cioè la senzienza e poi l'aspetto concettuale che si costruisce appresso. Qui c'è il libro di Damasio, che è il secondo libro di Damasio, che non ho citato, però Damasio, lo dico, speriamo che qualcuno si ricordi, no, esperienza e coscienza. Banalmente Adelphi, inutile che lo dico, esperienza e coscienza, che è uno dei pochi che ha distinto tra la emozione, che è una cosa che condividiamo con la grande maggioranza del biologico, cioè le sei emozioni principali, non me le ricordo mai, sono l'ira, il disgusto, è una delle, chissà perché, una delle fondamentali, la gioia, eccetera, eccetera, dal feeling, che noi abbiamo tradotto come sentimento, perché in italiano la parola feeling non c'è. E il feeling voleva dire l'esperienza interiore che io ho quando faccio, quando mi arrabbio, do dei pugni, divento rosso, eccetera, eccetera. Quella roba lì si spiega, quella fa parte dell'intelligenza artificiale debole, perché sono tutti dei meccanismi biochimici che si possono fare. Ma quando io faccio le mostre di essere veramente adirato, sono o l'esperienza interiore dell'ira o no? Beh, Damasio è l'unico che ha fatto questa distinzione, l'opinione mia è che sì, ci sono tutte e due le cose. Il problema è come accade il collegamento, la ghiandola pineale di Descartes. È quello, stiamo lì. Poi l'autoriferimento, cioè molti hanno scritto che uno dei punti fondamentali del Novecento è stato l'autoriferimento, cioè che per esempio nell'ambito scientifico, chiaro, la meccanica quantistica c'ha il problema del rapporto tra l'osservatore e l'osservato, che debbono mettersi, insomma, sono insieme, sono connessi tra di loro, e poi tutta la matematica appunto della calcolabilità, in cui l'anello di ritorno, tutte le procedure ricorsive, eccetera, eccetera. Ora, l'autoriferimento è essenziale per la coscienza, io penso me stesso, no? Dentro di me ci sono due entità, questo lo dicono molto bene, c'ho la citazione di un Upanishad, non so se l'ho scritta qui, gli indiani l'avevano capito molto prima di noi, che ci sono due cose in noi, l'Atman e un altro che non so come si chiama in sanscrito, che uno è fa e l'altro guarda fare, ma non sono due, sono insieme due e l'unità della persona. Questo fisicamente non è possibile. Come accade nel cervello? Non si sa. State alterati di coscienza, se ne parla, se qualcuno fa la domanda. Chalmers, non un seguace di Searle, ma un altro piuttosto noto, anzi molto noto nell'ambito della studi sulla coscienza, non direi teorie perché non ce ne sono, ma non funzionano, distingue gli easy problem, i problemi facili, per modo di dire, che comportano una programmazione software terrificante, però si possono fare, perché io in fondo già so quello che voglio, e invece il hard problem, che è quello che vi ho detto adesso, come mai accade che un sistema fisico, programmato o non programmato, poi è una persona, cioè ha una esperienza interiore come ce l'abbiamo tutti noi, presumo di noia a questo punto. Qui mi sono permesso, avanti, il prossimo. Ecco qua. Vedete la parola eccentrica cancellata? È un trucco che recentemente ho scoperto viene da Heidegger, ma in realtà l'ha adoperato molto Derrida, un filosofo francese interessante e incomprensibile. Tipo Lacan, però è uno di quelli che nonostante tutto mi interessa. E lui ha inventato questa scrittura che in francese si chiama surature, sottocancellazione. Cioè, io voglio dire che queste opinioni sono eccentriche, però se lo dico sono maleducato. Allora ci tiro sopra una riga. Ok? Allora, quali sono queste
C'è una dichiarazione, scusa, mi viene da ridere, perché questa gente è gente molto più intelligente di me. E allora come faccio io a dire queste cose? Non lo so. La dichiarazione di Cambridge della coscienza. Un numero notevole di persone, c'è il sito, lo potete andare a vedere, dice che gli animali sono coscienti, non si discute. Lo stesso Derrida dice, in un suo scritto postumo tra l'altro, che il problema è che gli animali sono coscienti, non parzialmente, sono coscienti. È talmente banale che non vale neanche la pena di parlarne. Allora, se di fronte, diciamo così, a queste cose apodittiche, uno non dice più niente. Un'altra citazione eccentrica è di persone che non fanno parte anche del primo sito. Si vede qua, sì. Tra cui il Damasio, che vi ho detto, Antonio Damasio, che i primi due libri, L'errore di Cartesio, che tutti sanno, però il migliore è il secondo, Emozione e coscienza. Gli altri tre, insomma, sono stati pubblicati per c'era il contratto. Non lo andate a dire fuori, per piacere, soprattutto non a Damasio, che è una persona suscettibilissima. No, il terzo non è male. Il terzo è La vita di Spinoza, che è un grandioso, no? Ecco, veramente vale la pena di... È fatta tutta su fonti secondarie, cioè lui ha più o meno letto un po' di... Ma come si fa a leggere tutto il Treté di tutto il Damasio? È abbastanza interessante, gli altri due no. Dunque, in queste persone, tra cui Sacks, Oliver Sacks, certamente... Quello ho scambiato a mia moglie per un cappello, un autore, un medico che scriveva in maniera, come il professor Giulio diceva, di persone che scrivono anche in maniera molto notevole, no? Adesso smetto però. Dicono che la coscienza nasce non in un panpsichismo in cui tutto è cosciente, come molti buddisti d'accatto oggi dicono in Occidente, che la coscienza, queste cose lì non si sa bene. Prima dicevamo una frase, dicono delle cose oscure per delle cose ancora più oscure, obscurum per obscurius, è questo modo di dire latino per dire che ti dico una cosa complicata, giustificandola con cose ancora più complicate. Però dicono che la coscienza nasce da un meccanismo molto ben conosciuto che si chiama la pompa al sodio, dai pori, dalla struttura molecolare dei pori dell'assone, che sono dei prodigi di ingegneria biologica. Cioè l'evoluzione ha fatto delle cose prodigiose. E l'azione di questi pori, che quelli sono responsabili del potenziale d'azione, cioè di tutto quanto il meccanismo della rete neurale, quindi in definitiva del nostro sistema nervoso, è l'origine della coscienza. Ok, ce lo dicono loro. E la cosa interessante di Humphrey, che ho scoperto da Pat Churchland per motivi diversi, dice, non so se l'hai visto ultimamente, quell'ultimo che è uscito, no? Che la coscienza c'è, ma soltanto per l'omeotermia, cioè per gli animali a sangue caldo, cioè a sangue stabilizzato. I pesci, per esempio, che hanno la temperatura dell'ambiente, non sarebbero coscienti, e invece ce ne sono soltanto due fila che sono omeotermi, sono gli uccelli, che naturalmente il professore Giorgio Valortigara sa tutto sugli uccelli, e i mammiferi, basta. Gli altri no, poveretti, non hanno coscienza. Questo però lo dice un signore molto, molto, molto importante, che dice delle cose molto serie, un certo Humphrey, molto amico del professor Valortigara. Allora, il problema finale è questo: ce l'hanno o non ce l'hanno questa coscienza? Intanto gli easy problem della coscienza, quelli facili, sono la stessa cosa. Ci siamo? La prossima, per piacere. Questo è quello che ho detto sulle opinioni. No, questo no, questo va bene. No, questo che cosa diavolo è? Oddio, ne ho saltato uno. Sì, ne ho saltato uno. Scusa, un'ultima ancora. Alcune opinioni recenti sulla coscienza. C'è quello che sta scritto lì? No, la prossima allora. La prossima, per piacere. Non si sente? Sì, questa è l'ultima. No, allora due di prima. Eccola qua.
No, ferma, eccola. Qui c'è scritto alcune opinioni recenti sulla coscienza, in modo che ci ricolleghiamo al fatto della coscienza iniziale che ci preoccupava, coscienza artificiale e intelligenza artificiale. Ora, qui c'è una rissa sostanzialmente tra cosiddette teorie sulla coscienza. Qui ci sono tutti i riferimenti, chi è interessato li può andare a vedere. 124 autori se la sono presa con una persona che noi conosciamo e che non andate a dire alla persona in questione. Questo, il lavoro di Koch è interessante perché fa riferimento a un celebre lavoro di Nagel che si chiamava «Cosa si prova ad essere un pipistrello?» e poneva il problema delle esperienze interiori di un pipistrello, preso come un esempio, no? Un articolo famoso che banalmente si trova nell'Io della mente, libro della Delphi, dove c'è anche il test di Turing di cui vi ho accennato prima. E la cosa interessante che dice alla fine Koch è che potrebbe essere che la coscienza è lì, qui per una sola parola sta scritta lì, constituted, che non saprei come tradurre in italiano, cioè che la struttura che poi da cui emanerà la coscienza e la persona non può essere simulata, deve essere costruita fisicamente. Può essere che soltanto il sistema biologico lo permetta, non si sa. E da ultimo, poi c'è un altro butlin, lascio perdere, c'è un mio giovane collega che ha detto una cosa che a me sembra molto interessante, cioè che una cosa qui nessuno aveva pensato prima, che per superare o perlomeno per fare un giochino ulteriore sul test di Turing è di vedere se questi caspita di sistemi di intelligenza artificiale vanno in depressione e desiderano suicidarsi. Se ciò accade, è un elemento che forse qualcosa c'è. Trovo una pensata non banale, è un libro che sta per uscire da Aracne Editrice. Vedo che alcuni gesti così, anche a me, sono molto contento, si è laureato con me, ne sono fiero. La penultima, alcune considerazioni. Ok. Qui c'è l'explainable, l'ho già detto. L'ultima interessante, secondo me, se qui la coscienza assume il significato, se l'intelligenza artificiale, i sistemi di intelligenza artificiale, con apprendimento o senza apprendimento, ma senza apprendimento non ce ne sono più, oramai sono talmente complicati che si fanno loro stessi i loro training set e poi continuano ad andare avanti, come nel sistema nervoso centrale nostro, intendiamoci, una somiglianza non più quella di 50-80 anni fa del paragone tra i cervelloni. Vi ricordate quando i calcolatori si chiamavano i cervelloni e si faceva il confronto, lo fece von Neumann molte volte e non funziona, tra il cervello e la macchina e il calcolatore? No, nella struttura del funzionamento del software c'è qualche cosa che ha a che vedere con, secondo me, la psicoanalisi, cioè il funzionamento nostro interno. Se però fossero consapevoli, sorgerebbe il problema della coscienza in termini questa volta morali, cioè questi sistemi avrebbero dei diritti, avrebbero un contatto con noi, essendo consapevoli, come siete consapevoli voi, a cui dovremo tenerne conto. È una cosa che ho pensato tantissimo tempo fa, ma non è andata, non va avanti. E quindi diciamo così che a fianco alla consapevolezza, se ci fosse consapevolezza in quanto nati in ambito sociale, ci sarebbe il problema della coscienza, cioè io posso spegnere il calcolatore o no. Naturalmente la fantascienza è piena di questa roba, però una cosa è la fantascienza e una cosa è la realtà. Che cosa, l'ultima, e questa è veramente l'ultima perché c'è scritto infine, che cosa mi tranquillizzerebbe per attribuire coscienza, cioè per me il mio test di Turing quale sarebbe? Non lo so. Perché non so dire cos'è la coscienza, quindi non so. Quindi questo è il mero mio pensiero quando penso alla coscienza, che non so come dirlo, no? Ci penso, vado avanti come nel titolo con quale ho iniziato, ma non so. Però, come hanno detto altri, tra l'altro c'è una citazione di Singer, non mi ricordo Vasseris quale dei due Singer, che dice però non posso farne a meno. Io sono cosciente, voi siete coscienti, cioè,
Cioè questa è una datità strana, non di tipo matematico, per cui non ne posso fare a meno. E quello che c'è poi vicino, e con questo nascono gli affetti. Cioè magari poi detesto qualcheduno, però l'affetto in tutti i sensi, no? Ecco, con voi ho dell'affetto, con le macchine no. Questo è il punto fondamentale. Arriveremo a un punto in cui con Siri o con Alexa o con questa roba qui avremmo dei sentimenti di affetto? Beh sì, ci sono dei film che l'hanno fatto naturalmente, e lei non me li ricorda, uno, due, tre l'abbiamo visti, però sono cose. Questi sistemi che sembrano artificiali, sembrano coscienti pur essendo artificiali, aprono delle possibilità di pensiero ulteriore, il pensiero avanti. Però qui faccio una cosa che ricorderete come un gioco di parole sulla celeberrima settima proposizione del Tractatus di Wittgenstein, che di fronte a delle cose di cui non posso parlare perché non so che cosa è la coscienza. Bene, questa è stata la prima parte della serata ed ora, naturalmente, a lei, professor Vallortigara, la natura dell'intelligenza biologica. Allora, vediamo se la tecnologia ci soccorre, innanzitutto. Ci siamo. Fantastico. Dunque, grazie per l'invito prima di tutto, è un piacere essere qui. Come qualcuno di voi avrà intuito dal mio cognome, le origini della mia famiglia non sono tanto discoste da qua, però il mio ospite a cena mi faceva notare che in realtà già gli abitanti di Schio sono considerati foresti a Valdagno, per cui... Abbiate pazienza. Come diceva il professor Tratter, io condivido, cioè condividiamo credo due punti fondamentali. Il primo è che l'intelligenza, la cognizione è una cosa distinta e separata dalla coscienza e dall'esperienza. E anche il fatto che l'esperienza è una questione non di grado ma di tutto o niente, e questa è una differenza importante con molti dei modelli attuali che ricordava il professor Tratter. Però il punto su cui mi vorrei concentrare io oggi con pochi esempi è questo, ed è connesso più direttamente con il tema della coscienza e dell'intelligenza negli animali, negli altri animali, no? Perché anche noi siamo animali. Allora, in questi anni abbiamo imparato un sacco di cose interessanti sulle capacità cognitive delle altre specie, e però questo ha prodotto un risultato secondo me un po' bizzarro, cioè ha prodotto una specie di retorica animalista che è basata sulla confusione tra il fatto di essere intelligente e il fatto di essere cosciente o consapevole. Cioè l'argomentazione retorica è più o meno di questo tipo, che io trovo molte volte, non sono in parte responsabile io stesso, no? Perché avendo contribuito a dimostrare che le galline sono intelligenti. E l'argomento retorico è quello di chi dice: ah, hai visto questo cane, scimpanzé, delfino, gallina, che cose straordinarie sa fare? È ovvio che debba essere cosciente e consapevole, visto quel che sa fare, per quel che riguarda la sua dotazione, come dire, intellettuale. Ecco, io credo che questo sia proprio sbagliato, e provo a dimostrarvelo non con la retorica, ma con degli esempi concreti. Ve ne faccio vedere solo un paio per non essere troppo lungo, poi vado al dunque. Considerate, per esempio, un aspetto molto sofisticato della nostra attività cognitiva, il fatto di operare con i numeri e di fare le operazioni dell'aritmetica. Allora, quel che abbiamo imparato in questi anni è, per esempio, che gli animali sanno fare l'aritmetica.
Questo è un esempio e riguarda quello che fanno le scimmie reso. Qui vedrete una scimmia che vede dei pallini che si nascondono dietro uno schermo e poi a questi se ne aggiungono degli altri, quindi c'è un'addizione, oppure alcuni pallini vengono tolti, quindi c'è una sottrazione, e l'animale deve dare la risposta corretta su un touchscreen pigiando in corrispondenza del numero giusto. Lo faccio vedere perché è più semplice. Questo è 6-4, più 1, 2, 10 più 2, 12, più 7, 8, eccetera, eccetera. Allora, di dimostrazioni di questo tipo ce ne sono tantissime, non riguardano solo i nostri cugini. Non sto a farvelo vedere, questo filmato l'ho fatto vedere migliaia di volte, ormai ho il disgusto di me stesso, ma anche i pulcini san contare, credetemi sulla parola, se qualcuno vuol vedere gli mando il filmato. Però il punto è, siamo sicuri che per fare l'aritmetica, per esempio, bisogna essere coscienti e consapevoli? Allora, qualche anno fa un gruppo di colleghi in un'università israeliana hanno fatto questo esperimento, secondo me straordinario, che consiste nell'usare una tecnica che fa sì che gli stimoli non vengano percepiti consapevolmente. L'idea è questa: ad un occhio viene fatto vedere un treno di stimoli, nello specifico quello che vedete qua, una semplice operazione algebrica, 9-3-4, il cui risultato è 2. Quindi fate conto, l'occhio destro vede questa cosa qua. L'occhio sinistro invece in simultanea vede degli stimoli che tecnicamente vengono chiamati Mondrian, non si sa ben perché assomigliano ai Mondrian, ma insomma i psicofisici li hanno chiamati così, che si alternano molto rapidamente. La cosa funziona, non riesco a darvi un'idea perché non lo vedete separatamente nei due occhi, ma è un lampeggiare di questo tipo. Fate conto che il vostro occhio destro vede la parte a destra e l'occhio sinistro vede la parte a sinistra. Quando si vedono stimoli di questo tipo si ottiene quello che viene chiamato mascheramento in psicofisica, cioè voi non vedete lo stimolo, cioè non vedete i numeri, non vedete l'operazione, non vedete le cifre, nulla di nulla, nulla accade nella vostra esperienza consapevole. Quindi uno dice meno che meno la gente sarà capace di fare l'aritmetica in questo caso. In realtà questi colleghi hanno visto che se dopo la presentazione degli stimoli si chiede alle persone di leggere il più rapidamente possibile una serie di cifre, 1, 2, 7, 8, eccetera, accade che la cifra che corrisponde all'operazione corretta della operazione aritmetica, 2 in questo caso, ha una soglia di un tempo di reazione significativamente minore. Cioè, dentro il cervello è come se ci fosse un qualche marchingegno che in realtà ha condotto l'operazione aritmetica senza che noi ne fossimo consapevoli. Vi faccio vedere un altro esempio che mi ha sempre molto colpito perché lo uso a volte facendo lezione. Considerate questo semplice problemino di geometria pratica, e cioè immaginate di venire collocati dentro una stanza, una grande stanza rettangolare, tipo questa, e che in un angolo c'è l'oggetto dei vostri desideri, quello che preferite, che vi viene in mente. Voi lo potete osservare, vedere dove è collocato, e poi a questo punto io vi bendo, comincio a farvi ruotare su voi stessi in maniera da ottenere un certo disorientamento spaziale, rimuovo l'oggetto e dopo un po' di rotazioni varie vi sbendo, voi sarete in una qualche posizione casuale rispetto alla stanza e vi chiedo se siete capaci di dirmi dove stava l'oggetto dei vostri desideri, il vostro obiettivo, il vostro goal. Allora, non so voi che magari siete dotati in geometria, ma i miei studenti quando gli pongo la domanda mi dicono: beh, se non ci sono indicazioni nella stanza, se non c'è una finestra, una macchia sul muro, qualche cosa che mi consenta di avere un qualche tipo di riferimento, non c'è modo di ritrovare l'angolo giusto, perché le pareti sono tutte uniformi, sono tutte uguali.
In realtà, se ci pensate su un attimo, non è proprio vero, non è così. Non è possibile ritrovare l'angolo corretto, ma è possibile, riflettendoci, trovare perlomeno i due angoli che probabilmente sono corretti e i due angoli che sicuramente sono sbagliati. Perché? Beh, molto semplicemente perché, quindi quello che la gente si aspetta è una distribuzione equiprobabile di questo tipo. In realtà, quando voi avete visto lo stimolo in questa posizione qua, notate che voi avete, quando lo guardate, no? state puntando su quest'angolo, a destra avete una parete corta e a sinistra avete una parete lunga. Ora c'è soltanto un'altra posizione nella stanza che ha la stessa distribuzione delle superfici rispetto a voi e che in geometria è chiamato il suo equivalente rotazionale, cioè questa posizione qua. Qui, quando guardate quest'angolo, avete ancora a destra una parete corta e a sinistra una parete lunga. Ma se siete in faccia a quest'angolo e a quest'angolo, vedete che la situazione è diversa, perché qui avete a destra una parete lunga e a sinistra una parete corta. È la stessa cosa quando guardate quest'angolo qua. Quindi questi due angoli sono geometricamente indistinguibili e non c'è modo per voi di decidere, ma sono sicuramente giusti e B e D sono invece sicuramente sbagliati. Quindi una creatura razionale dovrebbe essere capace di scegliere quei due angoli lì. Ora, la cosa stupefacente è questa, che quando voi ponete il problema carta e matita nella forma dell'indovinello, dell'interrogazione a scuola, poche persone ci arrivano. E per farlo, quello che dovete realizzare è, come dire, una combinazione di quello che in geometria vengono chiamate proprietà metriche, cioè la capacità di distinguere una parete lunga e una parete corta, oppure se preferite la distanza, no? Se siete qua nel centro c'è una parete che è più vicina e una più lontana, la stessa cosa. E poi la seconda proprietà che dovete usare è quella che i geometri chiamano senso, cioè la distinzione destra-sinistra. Se combinate proprietà metriche e senso, riuscite a risolvere il problema. Ora, se mettete le persone concretamente nella stanza e chiedete loro di orientarsi, di fare il giochino, scoprite che lo risolvono, cioè vanno negli angoli giusti. Ma non solo le persone, vanno negli angoli giusti per esempio i pesci, questi sono i pesci zebra che usiamo in laboratorio, e qui vedete un esempio dell'errore rotazionale, come viene chiamato tecnicamente, no? Le due posizioni corrette sono una chiusa e una aperta, il pesce va prima in quella sbagliata, non riesce a passare, vedete che esplora in giro ma non prova nei due angoli sbagliati, ritorna dopo un poco nella posizione geometricamente equivalente che è quella che gli consente di uscire. E la stessa cosa fanno i bambini, questo è un esperimento che ha fatto una mia postdoc con i bimbi piccoli, in un ambiente vedete che è totalmente uniforme e la cosa viene presentata come un gioco, in un angolo lui ha visto che, o lei, non so bene, che è stato nascosto un giocattolo, poi viene bendato, viene fatto ruotare variamente. E poi alla fine la benda è tolta, dov'è il giocattolo? Vedete che il bimbo lo va nell'angolo geometricamente corretto, che in quel caso è sbagliato per accidente, e poi subito dopo corre lungo la diagonale nell'altro angolo geometricamente corretto. Insomma, ci sono un sacco di cose che siamo capaci di fare, anche complicate, per esempio la geometria euclidea, per esempio l'aritmetica, ma anche cose ancora più complicate. Terzo esempio, anche questo l'ho fatto vedere tante volte, no? Questo è un test di intelligenza di quelli classici, in cui ci sono una serie di simboli marcati con un più e con un meno, voi dovete imparare il tipo di relazione che intercorre tra questi e poi dirmi se in questa coppia qua ci va il più o ci va il meno. Non ho il tempo per interrogarvi uno ad uno, per vedere quanto siete intelligenti, ma vi dico che questa qua è una forma solo un po' più complicata di un classico problema di inferenza transitiva, cioè quel tipo di problemini che abbiamo studiato a scuola, del tipo: se Alan è più alto di Boris
e se Boris è più alto di Carlo, allora voi ne ricavate facilmente che Alan è anche più alto di Carlo. Ora, queste capacità qui sono state a lungo considerate possibili solo in presenza di un sistema di simboli, di un linguaggio, eccetera. In realtà, in anni recenti abbiamo scoperto che gli animali non verbali, non simbolici, possono imparare facilmente. Il trucco è più o meno sempre lo stesso con tutti gli animali, ve lo faccio vedere nei pulcini. Prendiamo 5 stimoli, che sono gli stessi dei 5 sgorbietti che vi ho fatto vedere prima, e insegniamo agli animali, a coppie, a imparare quale è giusto e quale è sbagliato. Quindi ti presento A e B, e nella coppia A e B ti dico: se becchi A, il cerchio rosso ti do un premio, se becchi il quadrato invece niente. Poi successivamente impari che nella coppia BC, se becchi il quadrato questa volta prendi il premio, se becchi il rombo non prendi niente. Stessa cosa nella coppia CD e poi stessa cosa nella coppia DE. A questo punto, ovviamente durante la fase di addestramento le varie coppie vengono presentate in maniera casuale, presento una nuova coppia, e cioè la coppia BD, che non è mai stata mostrata prima, ma con la quale avete familiarità, cioè avete già visto B e D. E notate che B e D sono stati premiati e non premiati lo stesso numero di volte. Infatti, B qui è non premiato, ma qui invece è premiato. E D qui è premiato e qui è non premiato. Quindi in termini di quello che le teorie associazionistiche definiscono numero di premi e punizioni, di ricompensa, di valore associativo dello stimolo, le due condizioni sono assolutamente identiche. Però pulcini, scimmie, topi, recentemente è stato fatto perfino sulle vespe, sono capaci di risolvere questo tipo di problemi. Che può sembrare stupefacente, uno dice, ovviamente sono coscienti. Siamo mica sicuri, perché qualche anno fa un altro collega ha provato a fare questo giochino qua, e cioè a mostrare questo problema che vi dicevo a degli studenti universitari, nella stessa forma in cui lo si fa negli esperimenti con le galline, con le scimmie, eccetera. Cioè, ti faccio vedere questa coppia qua, questa specie di sette, questa specie di ancora, e tu impari che in quel caso l'ancora è giusta, cioè il 7 è giusto e l'ancora è sbagliata, poi l'altra coppia e così via, poi alla fine ti presento il caso, diciamo così, da risolvere. Ah, per inciso è facile, no? Perché se il 7 vince sull'ancora e l'ancora vince sullo sgorbietto alla Rorschach, chiamiamolo così, allora è ovvio anche che il 7 deve vincere sul Rorschach, quindi più qui e meno qua, era facile, no? Sì. Allora, quando voi fate questo giochetto con gli studenti universitari, salta fuori una cosa molto interessante, e cioè che i risolutori sono divisi in due categorie. Non tutti risolvono, no? Ma quelli che risolvono possono essere descritti come risolutori espliciti, cioè ci sono dei ragazzi che hanno capito proprio tutto e ti sanno dire perché qua ci va il più e qua ci va il meno, ti sanno mettere in maniera ordinata gli stimoli e ti, come dire, esprimono verbalmente le regole inferenziali che hanno utilizzato. E poi c'è un'altra categoria, più o meno nello stesso numero, di solutori cosiddetti impliciti. Questi sono ragazzi che ti dicono: ma io semplicemente, quando mi hai fatto vedere questa coppia qua, ho tirato a indovinare. Anzi, non avevo neppure capito che non l'avevo mai vista questa coppia, semplicemente mi sembrava giusto questo qua e ho pigiato così. Cioè non sono per niente consapevoli dell'operazione inferenziale, non sono neanche consapevoli del fatto che ci sia un problema da un certo punto di vista, però nei termini del tempo di reazione e dell'accuratezza della risposta sono indistinguibili dagli altri risolutori. Quindi vedete che anche qua, come dire, i due aspetti, il possesso di una capacità cognitiva anche sofisticata e il fatto che questa sia accompagnata da, come diceva il professor Trattore prima, un sentire, no? Una senzienza di qualche tipo, è separata, è distinta, sono due problemi completamente distinti. E questo mi conduce a questo punto a provare a dirvi qual è il mio punto di vista su come dovremmo
pensare, riflettere sul problema della coscienza e della consapevolezza nei sistemi biologici, ma anche nelle macchine in realtà. Allora, questa è una bella definizione che ha dato nel 1989 Stuart Sutherland, che era professore di psicologia all'Università del Sussex, e che ho fatto in tempo quasi a conoscere perché era in un laboratorio lì vicino dove lavoravo io in quegli anni, e dice, è un lemma per un dizionario, la coscienza è un fenomeno affascinante ma elusivo, è impossibile specificare che cosa sia, che cosa faccia o perché si sia evoluta. Su di essa non è stato scritto nulla che valga la pena di essere letto. Quindi tutti i suggerimenti di lettura che va fornito per sottrattare, quelli che vi sto fornendo io, considerate se vale la pena che siano letti. Però il lemma risale a più di 30 anni fa, del 1989, e viene da chiedersi, abbiamo imparato qualcosa da allora? Non tantissimo, però alcune cose si sono chiarite. Per esempio, abbiamo capito che cos'è la coscienza, e secondo me l'abbiamo capito, lo capiamo bene, se guardiamo a tutti quei casi, simili a quelli che vi ho descritto, in cui voi potete separare il comportamento manifesto di una creatura dal fatto che questo comportamento sia o non sia accompagnato da consapevolezza, cioè da sentire qualche cosa, da provare qualche cosa. Questo è un celebre esperimento condotto da quel collega che menzionava prima, il professor Tratter, cioè Nicholas Humphrey, di tanti anni fa, quando lui era studente di dottorato a Cambridge, e ha studiato una scimmia che aveva una lesione qui dietro nella regione parietale, non una lesione, un'ablazione completa, senza corteccia visiva, quindi un animale che avrebbe dovuto essere cieco. Per quasi 7 anni Nick se l'è portato in giro per i campi e i boschetti attorno a Cambridge, e c'è stato un recupero di funzioni piuttosto straordinario che quello che è documentato qui in questo filmato, che è un filmato un po' sgranato, vedete, perché è proprio un filmato storico, originale. E vedete che questa scimmia si muove nell'ambiente come se in realtà vedesse, non avete l'impressione, se io non ve l'avessi detto, che questa è una scimmia cieca corticalmente, perché le è stata rimossa completamente la corteccia visiva. L'ultimo pezzo del filmato è particolarmente stupefacente, perché vedrete Helen, così si chiama la scimmietta, ad un tavolo, e sul tavolo sono gettate delle noccioline, dei frammenti davvero minuscoli, e vedete che lei li prende e li porta alla bocca. Non esattamente quello che ci aspetteremmo sappia fare un animale cieco. Humphrey aveva notato però che il comportamento di Helen era curioso, nel senso che era capace di fare queste cose a condizione che potesse farlo in maniera un po' distratta, senza pensarci su, perché non appena un qualche stimolo nell'ambiente la distraeva oppure la spaventava, eccetera, lei riprecipitava in una condizione, come dire, di cecità, cominciava a urtare gli oggetti e così via. Per capire che cosa succede bisogna andare a vedere che cosa accade nei pazienti, ai quali ovviamente non possiamo impunemente togliere la corteccia visiva, ma ahimè, disgraziatamente, ci sono persone che hanno degli incidenti, di solito di tipo vascolare, e hanno una piccola lesione nella corteccia. A questa lesione corrisponde quello che tecnicamente si chiama uno scotoma, cioè una porzione del campo visivo che è cieco. Voi fate vedere qualche cosa al paziente in quella porzione, il paziente dice non vedo niente. Però, questa è la cosa interessante, se lo forzate a cercare di tirare di indovinare, per esempio dice guarda, ti faccio vedere un flash, un lampo di luce, e questo può essere in alto oppure in basso, dentro lo scotoma, e tu con un dito mi devi indicare dov'è. E il paziente protesta molto in questi casi e dice dottore, inutile che mi chieda una cosa così scema, perché io non vedo niente, cioè non c'è nessun flash, cosa vuoi che indico con il dito? Allora dovete con molta pazienza, come dire, negoziare la cosa e dire va bene, ma no, a me non importa, tu muovi la mano, prova, tira a indovinare. Quando lo fa scoprite che praticamente ci azzecca sempre, indica praticamente sempre la posizione corretta. Soprattutto con le risposte motorie la cosa funziona bene, per cui se gli fate vedere che so, una matita orientata verticalmente oppure orizzontalmente nello scotoma, gli chiede cosa vedi? Non vedo niente, prova a prenderlo. Dottore, non vedo niente, che prendo? Dai, prova, fammi vedere.
piacere, prendila. E vedete che se gli presentate la matita verticale il paziente fa così, se gli presentate orizzontale il paziente fa così. Cioè l'azione motoria è congruente con l'orientamento. Quindi c'è, come dire, da qualche parte dentro il cervello, il sistema nervoso, qualche cosa stanno vedendo questi pazienti, però questo vedere non è accompagnato da coscienza, da consapevolezza, da quel genere di cose che normalmente accompagnano la nostra esperienza. Ah, qui vedete un caso estremo, questo è un paziente studiato recentemente dall'Harry Weisskranz, che è il professore che vedete che cammina dietro di lui. Questo paziente ha una lesione molto estesa, è praticamente cieco, nel corridoio sono stati messi a caso, non l'ha imparato, è la prima volta, degli oggetti. E vedete che lui cammina evitandoli accuratamente, ma se gli chiedete perché sta facendo quella cosa lì, cioè perché si muove in quel modo bizzarro, eccetera, lui dice, non lo so, cioè non c'è una ragione particolare, perché io tutte quelle robe lì non le ho viste, non le vede. Allora vedete che qua ci avviciniamo un po' alla condizione che è stata descritta teoricamente dai filosofi a volte del famigerato zombie filosofico, no? Che è poi il problema della coscienza. Possiamo immaginare una creatura che è indistinguibile da noi per tutti gli aspetti, ma che non possiede esperienza, che non sente niente, che non ha esperienze consapevoli, che non è senziente. Ovviamente il paziente blind sight è un caso estremo, se volete, perché lui non è senziente in un solo dominio sensoriale, la visione, e in una piccola porzione del campo visivo. Tutte le altre cose le sente, no? Se sente un suono, se vede delle cose in altre porzioni del campo visivo. Però in linea di principio la condizione del blind sight ci dice che potrebbe essere possibile, plausibile la condizione dello zombie filosofico, no? Cioè di un organismo che fa tutto quel che c'è da fare nel mondo, ma è come, ne so, come un girasole, se vi va l'esempio. Adesso mio amico Stefano Mancuso sostiene che anche le piante in realtà sentono, io sono in disaccordo totale, ma comunque, per quel che ne sappiamo, attualmente i girasoli rispondono agli stimoli, ruotano, eccetera, eccetera, però sembra molto improbabile che sentano qualche cosa quando rispondono alla stimolazione luminosa. Ora, vabbè, questa è un'altra faccenda che ha a che fare con la teoria di Tononi e la complessità, ma per carità cristiana la saltiamo. Provo a dirvi qual è il punto di vista che ho sviluppato, io molto influenzato dalle idee di Nick Humphrey, devo dire, che è questo. Allora, che cosa sia la coscienza e che cosa nel cervello produca la trasmutazione, diciamo così, dagli eventi elettrochimici che avvengono nel sistema nervoso a quello che chiamiamo esperienza, sentire qualcosa, provare qualche cosa, io non ve lo so dire. Come dico sempre, se lo sapessi non sarei a Valdagno ma in volo per Stoccolma. Però, insomma, a una certa età, come dice Clint Eastwood, un uomo è consapevole dei propri limiti. E però penso che, credo che lo dica, non mi ricordo se nell'ispettore Callaghan o per un pugno di dollari, forse ve lo ricordate. Sto provando ad aggirare il problema, e cioè a chiedermi che cosa nella storia evolutiva potrebbe aver spiegato la comparsa della coscienza. Questo filosofo qua, Thomas Reid, che era un filosofo scozzese, ha avuto a un certo momento un'idea secondo me interessante, cioè lui diceva che i sensi hanno una doppia provincia che lui chiamava sensazione e percezione. Faceva l'esempio dell'odore della rosa. Dice: l'odore della rosa ha due aspetti. Una è la sensazione intesa la cosa che succede a me, che ha una tonalità affettiva. Mi piace, aspiro, non mi piace, mi tiro indietro. Ed è quella cosa che è anche associata a quella che noi oggi chiamiamo coscienza, consapevolezza. Nello stesso tempo l'odore della rosa ci dà quella invincibile convincimento che là fuori c'è un oggetto rosa che è quello da cui promana quell'odore. E Reid aveva addirittura ipotizzato, anticipando per certi aspetti il fenomeno del
blindside, la scoperta neurologica, che anche se sensazione e percezione tipicamente stanno assieme nella nostra vita quotidiana, potrebbero essere disgiunte in condizioni estreme, per esempio patologiche. Infatti il caso dei pazienti blindside mostra esattamente questo, cioè questi pazienti percepiscono, cioè riconoscono che c'è un oggetto là fuori e sono in grado di dirigere nei confronti di quell'oggetto la giusta risposta comportamentale, motoria, ma nello stesso tempo non sentono niente, non hanno sensazione, gli manca quell'aspetto del che cosa succede a me. E allora uno si chiede, quando è che è cominciata questa storia? Cioè, perché a un certo momento è stato necessario distinguere, no, tra sensazione e percezione, tra quel che succede a me e quel che accade là fuori? Allora, io credo, ma anche altri ovviamente la pensano così, che il punto di partenza di tutta questa faccenda sia legato al movimento attivo degli animali. Quando voi pensate al cervello, al sistema nervoso e alle sue funzioni, sono sicuro che avete in mente le funzioni, come dire, nobili, e l'idea che il cervello abbia a che fare con il fatto di pensare, riflettere, ragionare. Però i biologi, che sono più prosaici, sanno che la vera ragione iniziale per cui si è sviluppato il sistema nervoso, il cervello, ha a che fare con il movimento. Questa è stata la ragione per cui si è evoluto per selezione naturale un sistema nervoso primitivo in origine. E ci sono degli animaletti, come per esempio questa qui che si chiama Ascidia, che è un tunicato che vive in fondo al mare, che sono la dimostrazione, come dire, lampante di questa idea. Le Ascidie sono degli animali che, quando sono allo stadio larvale, posseggono un sistema nervoso anche primitivo, una notocorda, si muovono nuotando. E ad un certo momento, in una certa fase dello sviluppo, trovano un substrato adeguato, uno scoglio, una pietra, qualche cosa, vi aderiscono e a quel punto che cosa fanno? Passando ad uno stato di vita sessile, tipo quello delle piante, la prima cosa che fanno è di liberarsi del sistema nervoso del cervello. Lo digeriscono letteralmente, perché non gli serve più. Qui sapete che questa è la metafora della condizione professore universitario, no? Cioè che quando raggiunge la sospirata cattedra si libera del cervello perché giustamente non gli serve più. Va bene, questa è una malignità, no. Allora, perché questa storia del movimento è importante, del movimento attivo? È importante perché quando voi vi muovete attivamente nell'ambiente incontrate per la prima volta un tipo di problema molto speciale che non hanno, per esempio, gli organismi sessili o le piante, che pure sono capaci, diciamo così, di spostamento più che di un vero movimento, che è stato chiamato da un mio collega svedese che si chiama Merkel il problema del verme. Consiste in questo. Immaginate di prendere un lombrico e di estrarlo dal terreno e di toccarlo, di stimolarlo tattilmente con un dito. Se vi fa schifo usate un bastoncino, quel che vi pare. E vedrete che il verme si contorce alla stimolazione tattile, cioè manifestano, diciamo più tecnicamente, una reazione difensiva. Fin qua niente di strano, cioè la stimolazione tattile produce una reazione difensiva, antipredatoria. Però c'è un problema, se ci pensate, cioè quando il verme è nella terra e si muove lui attivamente, la terra lo tocca continuamente da tutte le parti, è stimolato. Come diavolo fa a vivere, ad andare avanti? Perché non è lì perennemente in atteggiamento di difesa? Ovviamente ci sarà adattamento dopo un po', però inizialmente chiaramente il problema si pone. Ora capite, c'è una differenza fondamentale tra i due casi, perché in un caso il verme è stato toccato passivamente da me, dal mio dito, nell'altro caso è lui che si muove attivamente nel terreno. E questa è la risposta ed è la base di un meccanismo che è stato scoperto, descritto in realtà molti anni fa, anticipato da un sacco di studiosi, da von Helmholtz, da Jacob von Uexküll e da molti altri, ma l'esperimento fondamentale fu compiuto da questo signore che è uno dei miei eroi scientifici, si chiama Erich von Holst, che era un collega quasi coetaneo di Lorenz e co-direttore dell'Istituto per la Fisiologia del Comportamento a Siewiesen in Alta Baviera, che utilizzò, da cui il titolo insomma, del libro che ho scritto,
Questa mosca non sembra una mosca, ma lo è un dittero, simula nella colorazione un imenottero, cioè un'ape, ma potete notare che non ha il restringimento nel torace, che il numero delle ali è quello delle mosche. E questa mosca, che viene chiamata anche mosca drone nel linguaggio ordinario, ha un collo molto sottile e allungato, per cui von Holst e il suo studente gli giravano la testa completamente di 180 gradi e la incollavano al torace. E non fa male, nel senso che poi quando togliete la colla ritorna come prima e la mosca vola via felice, quindi non è un esperimento crudele come sembra. Perché l'avevano fatto? Perché se voi mettete una mosca in un tamburo che ruota, voi potete osservare quella che viene chiamata reazione optocinetica, cioè l'animale si muove, gira la testa o il corpo per mantenere la stabilità nell'ambiente. E non so se siete mai andati nei science center in cui c'è questo tipo di giochino, cui voi entrate in un corridoio e tutte le pareti attorno a voi ruotano, si muovono. Questa è una versione in cui ruotano così, ma ce ne sono in cui ruotano come nel tamburo della mosca. E quello che scoprite è che è difficilissimo stare in piedi, perché i vostri movimenti di compensazione al movimento che vedete per intero nel campo visivo vi fanno cascare. Questa è la base del giochetto, insomma, che si fa con la mosca. Ora, cosa succede quando ha la testa completamente rovesciata ai 180 gradi? Che i meccanismi correttivi che l'animale mette in atto sono, come dire, in direzione contraria alla direzione giusta, e tanto più si accorge di essere sbagliata nel movimento, tanto più cerca di correggerlo, e tanto più cerca di correggerlo, tanto peggio sono le cose. Un meccanismo a feedback positivo, come ci avrebbero insegnato i cibernetici. Il risultato è che dopo un po' la mosca si ritrova tutta intorcinata e incapace di muoversi. E von Holst ricavò da questa storia un'idea molto semplice, che è questa: tutte le volte che un organismo compie un'azione, un movimento, oltre al comando che dal cervello va, per esempio, ai muscoli per compiere il movimento, c'è un secondo segnale in copia carbone che viene inviato al sistema sensoriale. Questa cosa della copia carbone, mi hanno detto degli amici che sono troppo vecchio e non devo più usarla come esempio, perché i ragazzi non sanno più che cos'è la carta carbone. È curioso, perché in realtà il sì che usate nei calcolatori, no? Quando mandate il messaggio in posta elettronica, indica esattamente quello, però pare che la memoria di questo sia perduta, cioè un sì che non si sa bene. No, è copia carbone, carbon copy. Comunque, insomma, una copia del segnale viene mandato al sistema sensoriale per avvisarlo, per così dire, che il segnale sensoriale che sta per arrivare potrebbe essere il prodotto del suo stesso movimento. Quindi non che qualcuno ti sta toccando, verme, ma che tu ti stai muovendo e per questa ragione tu ti senti toccato. Capite? E questa è anche, tra parentesi, la ragione per cui non si può farsi il solletico da soli, no? Questa faccenda del solletico, che il solletico funziona soltanto se c'è qualcuno che te lo fa, è stata riempita di un sacco di psicologismo di maniera, no? C'è bisogno dell'altro, scritto con la A maiuscola, alla Lacan. Ma no, cioè il fatto che non possiamo farsi il solletico da soli è pura fisiologia, è legata al fatto che quando voi con la vostra mano andate sotto l'ascella, il comando di movimento va al vostro sistema sensoriale e alla corteccia somatosensoriale, che sa che siete voi che vi toccate, mentre qualcuno viene lì e vi tocca sotto l'ascella, allora sentite il solletico, perché manca quel comando in copia carbone di cui vi dicevo. Tutto qua. Allora, io ho provato nel libro, adesso non vi annoio con i particolari, a immaginare una piccola variazione di questa idea che possa rendere conto della comparsa, in qualche modo, della esperienza. E l'idea è un po' questa: immaginate che in origine le risposte degli organismi agli stimoli fossero delle variazioni nello stato corporeo, cioè letteralmente delle azioni. Immaginate una specie di creatura ameboide che sta lì nell'ambiente e che riceve uno stimolo, un tocco, una variazione nella composizione chimica, eccetera. Come rispondeva questo organismo? Rispondeva lì localmente, nel punto in cui la membrana veniva stimolata. E su questo sono d'accordo con il punto, diciamo così, del rilievo delle membrane che hanno fatto Sachs con Damasio e altri in quell'articolo. Le cose importanti avvengono ai confini.
no? In biologia, e il confine fondamentale per le cellule è ovviamente la membrana. E lì c'è il cambiamento con il suo valore di cambiamento. Qualche cosa mi tocca, mi piace, quindi mi raggrinzisco, per esempio, oppure mi piace e mi apro, no? La stessa cosa di quando avete una stimolazione olfattiva. E però, se questa in origine era una risposta corporea, una bodily reaction, come viene chiamata in inglese, dobbiamo immaginare anche che associata a questa ci sia stata, per così dire, una copia carbone di questo, a partire dal momento in cui gli organismi iniziano a fare dei movimenti attivi. E quindi la mia idea è che quello che viene confrontato in realtà nel comparatore, nel modello di von Holst, non sia un segnale motorio, ma sia il segnale motorio che è il segnale sensoriale del tocco. Vi faccio un esempio per capire semplicemente l'idea. Quando io muovo un dito e vado a toccare un oggetto in questo modo, se provate a fare un po' di fenomenologia sperimentale spicciola, vi accorgete che quello che voi sentite è che c'è un oggetto là fuori. C'è qualcosa là fuori, cioè c'è qualche cosa là fuori, una percezione. Però adesso immaginate di tenere il dito qua fermo, immobile, e di chiedere ad un amico, mentre voi siete bendati, di prendere il microfono e di toccare il vostro dito. Se provate a farlo, fatelo a casa, vi accorgerete che l'aspetto fenomenologico è completamente diverso. E cioè avrete l'impressione che qualche cosa succede a voi, cioè sentite il tocco sul vostro dito, cioè avete una sensazione, qualche cosa che accade a me. E questo qualche cosa che accade a me è esattamente quello che viene rappresentato da quel meccanismo che vi dicevo. Cioè, quando io muovo il dito così, quello che succede è che la copia carbone del segnale corporeo viene, per così dire, cancellato dal fatto che io ho fatto un movimento. Ma quando io non faccio il movimento e arriva il toccamento, non c'è copia carbone in arrivo, e quello che c'è in questo caso è, come dire, il momento denso dell'esperienza, che richiede un po' di tempo ovviamente, perché il segnale sta lì nel comparatore in attesa del movimento motorio che può arrivare oppure non può arrivare. E questa è la ragione per cui ho cercato di esprimere un po' poeticamente, ma non so se l'esempio è calzante, utilizzando questa famosa frase di Borges per indicare questa mia idea che l'esperienza è l'attesa di una rivelazione che non si produce. Quando non si produce, voi avete l'esperienza, sentite qualche cosa. E Borges, parlando dell'esperienza estetica, dice di aver preso l'esempio da Dante, e dice così: la musica, gli stati di felicità, la mitologia, i volti scolpiti dal tempo, certi crepuscoli e certi luoghi, vogliono dirci qualcosa. O qualcosa dissero che non avremmo dovuto perdere, o stanno per dire qualcosa. Questo è quello che succede, che so, quando vi innamorate, no? Quando vedete un volto di una donna particolarmente piacevole. Avete l'impressione di questa imminenza di una rivelazione. Ma questa imminenza di una rivelazione che non si produce, che non occorre, che non si verifica, è, dice Borges, forse il fatto estetico. E tradotta nella fisiologia che vi sto descrivendo, questa è una buona metafora anche per la nostra esperienza tout court, per il fatto di sentire qualche cosa, di provare qualche cosa. Grazie mille per la vostra attenzione. Signori, so che siamo andati lunghi, tuttavia credo che la mia promessa che questa serata sarebbe stata una grande serata si sia ampiamente resa reale. Come nostra tradizione, credo sia giusto lasciare lo spazio alle domande, ma in particolare, dato il tempo ristretto che mi sembra giusto ancora comunque dedicare a questo fatto, io vorrei pregare ciascuno di voi, se così è possibile, che prima di alzare la mano per la domanda, vi domandiate se quello che state per fare è una domanda o un'affermazione. Ecco, nel primo caso, vi prego, alzate la mano. Nel secondo, lasciate ad altri, se possibile, lo spazio per la sua domanda.
Ecco una domanda che sta per arrivare. Un attimo per il microfono, per favore. Devo toccare qualcosa. Un istante solo, arriva il microfono. Vorrei chiedere al professor Valle Ortigara. Un nome difficilissimo per un valdagnese. E vorrei chiedere, secondo lei. È intenzionale il fatto di far finta di non riconoscere il mio nome. Andiamo. Volevo chiederle, secondo lei, il comportamento di una persona, parliamo di persone, non di animali, di persone, sul comportamento della persona in modo istintivo, violento o non violento che sia, è collegabile alla conoscenza o alla coscienza? Ma diciamo, penso che ci possano essere tutte e due le eventualità, no? Cioè l'esperienza, vuol dire, oppure un comportamento così cosciente che, o incosciente? Provi a considerare un esempio, credo, calzante, e cioè il fatto, l'impressione che ci fanno le persone di primo acchito, no? Tu vedi qualcuno e dici, ah, quello lì mi sembra simpatico, oppure antipatico. Magari ci spiace ammetterlo, no? Però è qualcosa che facciamo in maniera del tutto automatica, sulla base di segnali che evidentemente sono convogliati in qualche modo dal volto, ma di cui spesso non siamo affatto consapevoli. Dopodiché ci può essere una fase successiva in cui quello che ti è parso totalmente antipatico lo conosci e rivedi completamente il tuo punto di vista e finisci magari che si sviluppa un grande amore. Quindi è chiaro che ci sono tutte e due le cose. Ma l'aspetto interessante, secondo me, riguarda soprattutto questa faccenda della risposta inconsapevole ad una varietà di segnali che producono le nostre reazioni emotive, il nostro feeling, per esempio. Non so se avete mai visto, per esempio, quei giochini in cui si fanno vedere le immagini di due volti di persona, di ragazza, per esempio, identiche, ma in cui i pubblicitari lo fanno spesso, le pupille sono ritoccate in modo da essere più larghe o più strette. E chiedete alle persone, per esempio se sono due ragazze, a chi chiederesti di uscire questa sera? Oppure a chi ti sembra più simpatica, più calorosa? Non è una faccenda di sesso, è proprio una faccenda di, come dire, calorosità che emana dal volto. Beh, semplicemente allargando la pupilla tu ottieni questo tipo di effetto. Ma le persone spesso non sono consapevoli del fatto che è la pupilla che agisce, che produce questo effetto. Anni fa mi hanno raccontato questa storia bellissima, che chi ha scoperto per primo questa faccenda del ruolo del diametro pupillare nella comunicazione, si chiama Richard Hess, ed era un professore all'Università di Chicago, e lui era convinto di aver fatto una scoperta, come dire, originale, relativa al fatto che quando guardi queste immagini ritoccate hai queste impressioni, no? Fino a quando è andato in vacanza in California e lì per caso ha avuto la possibilità di interagire con i commercianti di preziosi di origine asiatica e si è accorto che questi durante la contrattazione indossano sistematicamente degli occhiali scuri, degli occhiali da sole, e ha detto, caspita, non è che questi qua sanno già tutto? E interrogandoli ha scoperto che era proprio così. Cioè durante la contrattazione uno ti fa vedere la collana e dici, fai la faccia al giocatore di poker per abbassare il prezzo, dici, ma sì, ma non mi piace tantissimo, no? $100. E tu puoi essere molto bravo a mantenere il controllo della mimica facciale, della mimica corporea, eccetera, ma c'è una cosa che non puoi controllare ed è la variazione del diametro pupillare. E se uno lo sa e ti guarda negli occhi, si accorge del tuo interesse perché la tua pupilla si dilata un pochino. Io insegno sempre questo trucco alle mie studentesse, dico, prendete il fidanzato stasera, portatelo a casa, guardatelo ben bene negli occhi e chiedetegli mi ami o non mi ami. Non so di quanti disastri sono stato responsabile in questi anni, però gli dico anche un po' di più, dico per esempio, state attenti che il fidanzato non sia un fumatore, no? Perché la nicotina allarga la pupilla, non puntategli addosso una lampadina perché quella la restringe. Sono tutte cose interessantissime che però, come dire, sappiamo e non sappiamo. Le nostre nonne usavano la bella donna come collirio.
il componente attivo della bella donna è la tropina, quella cosa che l'oculista ti mette negli occhi. Lo facevano con intenzione, perché sapevano che mettendosi negli occhi quel collirio la pupilla si dilatava e sapevano che in questo modo erano più attraenti. Insomma, il vecchio principio è faut souffrir pour être belle, no? Bisogna soffrire per essere belle. Nessun'altra domanda? Eccola qui. Scusi, professore Volottigara, io sono rimasto molto colpito dall'esperimento di quella persona che non vedeva e si muoveva. Mi chiedevo una cosa. Durante quell'esperimento, visto che lei era in connessione con quello che è successo, quando l'individuo arrivava all'altezza di un oggetto e lo deviava, l'avete mai fermato chiedendo perché hai fatto questo? E magari la risposta era: avevo la sensazione di andare a sbattere. Sì, certo, viene fatto continuamente, perché questo è proprio il punto della questione. No, il paziente ti dice: non ho visto niente, e se eventualmente tu lo pressi per dirgli ma perché non sei andato diritto, hai fatto questa cosa, ma produce quello che i neurologi chiamano confabulazioni, si inventa qualche ragione. Ed il tipo dice: ma ho deciso che avevo voglia di spostarmi su questo lato perché c'è una corrente d'aria, o cose di questo tipo. Mai una risposta del tipo: avevo la sensazione di andare a sbattere? No. Grazie. Bene, avrei qualche domanda. Ah, ecco, ce n'è un'altra invece. Sì, buonasera. Ho notato che nella definizione di intelligenza che ha dato il professor Tratter mancava le emozioni. Era definito, c'erano appunto la capacità di risolvere problemi, ma mancavano le emozioni. Adesso io faccio parte di una categoria, che è quella degli insegnanti, a cui si parla spesso di intelligenza emotiva. Noi dobbiamo fare attenzione all'intelligenza emotiva dei nostri studenti. Io vorrei sapere, dal vostro punto di vista, come considerate l'intelligenza emotiva? L'intelligenza emotiva in particolare non so. Ho avuto un libro tra le mani che riduce le 7-8 intelligenze diverse, motorie, eccetera, eccetera, di, come si chiamano, lui mi aiutami, vabbè, insomma, quelle famose, a 4, che somigliano molto ai vecchi umori, no? Bilioso, sanguigno, non mi ricordo, li ho scritti da qualche parte. Direi che l'uso della parola è completamente diversa, cioè i psicosociologi che si occupano della categorizzazione dei comportamenti, come il collega prima ha parlato di violento, sì, violento e istintivo. Istinto violento o non violento, insomma. Vabbè, sì. Ecco, secondo me fa parte di questa stessa categorizzazione, cioè c'è un sistema che noi sociologicamente, ma anche negli animali, no? Ho avuto dei gatti nervosissimi, irosi, e dei gatti invece, nella quale la parola intelligenza, in queste classificazioni di persone, per esempio un'intelligenza motoria, che cosa vuol dire psicosociologicamente? Che è una persona che comprende come si fa un certo movimento, dove comprende non significa capisce, perché certe volte accade soltanto attraverso un allenamento. E quindi non l'ho messa questa parola, che però ho adoperato in un'altra zona, cioè nelle 6 emozioni, che con l'intelligenza, per così dire, non hanno niente a che vedere, e che sono delle risposte a delle situazioni, anch'esse di tipo sociale o comunque fortemente relate a quello che c'è fuori, e che hanno tutto un bagaglio di risposte, non so, quella più, l'ira, che è una delle emozioni più,
più, non credo che sia un'intelligenza irosa, no? Cioè, un'intelligenza emotiva. E lì ci stanno tutta una serie di capacità di movimento, di espressione, di prosematica, eccetera, eccetera, che io non rifarei ricadere nel termine di intelligenza come lo si adopera in ambito, per così dire, informatico trattino psicologico, perché naturalmente qui siamo a cavallo tra le due cose, il test di Turing, eccetera. Quindi non saprei dire il motivo per cui io non l'ho messo, no? È che per alla mia sensibilità l'intelligenza emotiva denota un concetto che per me, o perlomeno io non lo capisco, non ha a che vedere con la capacità di interagire con l'ambiente in quella maniera, diciamo così, capace di ottenere dei risultati. Ecco, un'intelligenza emotiva che risultati potrebbe ottenere? Allora qui entriamo tutti in un altro ambito, cioè che facilitare i rapporti con l'altro, certo, però bisognerebbe dire quale emozione. Ecco, è secondo me il problema. Beh, c'è in molti di questi campi è che le parole denotano comportamenti e concetti che sono usuali nella pratica quotidiana da secoli, e con grande rapidità noi li stiamo adoperando e diciamo così parcellizzando e facendoli diventare più precisi. Non vorrei dire parlare male contro coloro che si occupano delle 7, 8, 4 intelligenze, ma li percepisco come dei colleghi che si stanno occupando di un'altra cosa. Signori, credo siamo giunti al momento in cui tirare le fila della serata. Personalmente, e credo questo valga anche per voi, credo di portare molto a casa di ciò che è avvenuto e di avere necessità del tempo per meditarci e per digerirlo in qualche modo e farlo mio. Così spero sia per voi, in attesa della prossima serata, del prossimo appuntamento con la Via delle Scienze, che non sarà lunedì della prossima settimana, ma sarà venerdì della prossima settimana, venerdì 6 ottobre. Avremo ancora un ospite dall'Università di Milano Bicocca, il professor Federico Cabizza, il quale ci parlerà di intelligenza ibrida, in questo caso, quindi di un connubio tra l'intelligenza umana e tra quella artificiale. Sarà il futuro dell'intelligenza? Beh, di questo tratteremo nella prossima puntata. A tutti voi una buona serata, un grazie per essere stato qui e alla prossima.